A tutti ragazzi, scusatemi, scusatemi, stavo guardando sui settaggi. Beh, proviamolo insieme se funziona o no. Proviamolo insieme se funziona o no. Che dite? Vediamo se va. Push the button. Jack Leone Bax è il migliore intrattenitore, a parlare di galline vi tiene per ore. Ah, bene, da oggi è disponibile il trailer del canale, il trailer del canale su tutte le piattaforme, quindi in pratica potete assistere a un trailer di Jack Leone Bax con queste cose veramente, veramente incredibili. Perciò mi auguro veramente che possa piacervi. E niente, lo trovate tranquillamente quando che i Titani, tanto che c'è. Perciò ovviamente non ci saranno spoiler, mi ricordo ben poco, ma so solo che era un gioco fighissimo. E che vediamo com'è. Era per svegliarti, visto che... Esatto, tizio, esatto. Però non ce l'avevo attivo il chatbot. Viva iPhone. Vedi che alla fine ti piace sto iPhone, te lo dicevo io che ti piaceva. Dicevo che ti piaceva. No, non ho letto la citazione, già la prossima volta, sentiamo. Sony Computer Entertainment Presents. Before the age of the twilight was set upon the Prima che l'era del gods, a crepuscolo legend calasse. rose to claim Bisogna his essersi per place rivendicare among un posto tra di them. And loro. even though Kratos sat on the throne as E the se name Kratos era god stato incoronato born, un nuovo dio della guerra, visions egli era his family tormentato dalle visioni della sua before famiglia. he himself La famiglia che lui murdered. stesso aveva But the ucciso. hands of death could not defeat Ma gli him. artigli della The morte non lo sisters of fate could sconfissero. not control Sì, him. ciao And Lori! instead, Ciao a Lori, man buona giornata and a a te! woman, In questo giorno Kratos, l'uomo, la leggenda, vowed his Kratos, revenge. girò la sua vendetta. Eccolo qua, pop pom. Pop 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 pom. Ma... Oh, poi ve lo dico dopo, poi ve lo dico dopo un attimo. Fammi controllare solo che sia tutto corretto. Che ho notato una cosa strana, molto molto strana. Cioè le bande laterali nere. Le bande laterali nere in un gioco che non dovrebbe avere bande laterali nere. Perché probabilmente essendo una remaster devo ridimensionarla. Beh, ci spieghiamo un attimo. Questo qui è l'intro. E questo gioco c'è il salto generazionale. Considerate che i primi God of War erano fatti su Play 2. Immaginate cosa ha potuto fare la Play 3. È bellissima intro, sì. Ho messo anche stavolta il doppiaggio originale, ma ci sono i sottotitoli stavolta. Io leggerò comunque perché mi sembra giusto comunque leggere anche per chi magari non sta guardando lo schermo. Mi piace leggere cosa succede. Mentre si sentono le voci originali, la voce profonda di Gaia, il vocione di Kratos. Che Valto era un attore importantissimo. Benissimo. Ciao Ita! Ciao! Eccolo che arriva Kratos. Stiamo vedendo l'intro e mi sono già reso conto che c'ha le bande nere sullo schermo, quindi lo riallargo un po'. È un disastro perché ogni gioco ha i suoi settaggi, ogni volta devo fare degli aggiustamenti. Da gioco a gioco, mi dipende. Gliele aumentiamo. Ecco qua, Kratos, che dà fuoco a tutto. Davanti, Pirla. Lo so, lì davanti, Pirla, esatto. Il punto esclamativo. No, non l'ho fatto? Non l'ho fatto, ma se l'è mangiato Streamlabs. Lo so che si fa col punto davanti, lo so. So benissimo. E che mona. Allora, spero che sia una bella giornata per voi. Perché la prima giornata di settimana io ho già avuto una paralisi. Quindi, yeah! Dovete aiutare proprio la card Google Play Store 100 euro. Ma strano. Devi usare la carta di credito. Devi usare la card Google Play Store. Hai provato. Vabbè, se tizio sa come fare, segui quello che ti dice. Cavolo, è un bel casino. Ah, non ho visto. No, perché... Carini, penso ad esempio ai Final Fantasy che sono a pagamento e costano un macello. Ok. Stavolta sono a posto le impostazioni. Visualizza tutorial. Testo di gioco italiano, ovviamente. Audio. Ho scelto inglese. C'era francese, spagnolo, tedesco, italiano e olandese. È una lingua che capiamo tutti molto bene, olandese. Ecco qua. Schermo. Schermo a posto. Luminosità. Ma no, luminosità va bene. Oh, che bella sta musica! Ci siamo, eh! Let's go! Let's go!
Difficoltà Dio, normale, normale, normalissima. È pronto. La mia vendetta finisce ora. Oh, si compie ora. La mia vendetta si compie ora. Attenzione. Ci siamo, ragazzi. Fratelli miei, siamo andati a vittoria. Ah, il discorso di Zeus della fine del 2. Bellissimo, ragazzi. Jack, telefono 43%. Il mio 45%. Ora vi saluto, torno dopo. Questo è un grande amico. Un gioco va bene, pazzesco. Va bene. Ciao Lea, ciao Nico. Ciao Lea, ciao Nico. Vado a mettere anch'io. No, lo metto dopo. Questo. La nostra montagna emerse dal caos. Creiamo un mondo di pace. Non credete troppo a Zeus. Non credeteci troppo, eh. Ecco qua, la montagna, l'Olimpo, la prova della loro potenza. Sì, la top sarà bellissima questo mese. Sarà una top emozionante. Ma in questo giorno quel potere sarà messo alla prova. Un mortale sta cercando di distruggere quanto io ho costruito. Iniziata la guerra, è iniziata la vera guerra. L'ultima guerra mitologica. Fratelli, mettiamo da parte i rancori. Eh già, hanno sempre problemi gli dei fra di loro. I titani arrivano. Arrivano i titani. The Rumbling. Il boato della terra. Eccolo qua. E le mura del Tartaro si sono aperte. I titani cadranno, dice lui. Eccoli qua, gli dei. Gli hanno rifatto il look dal 2 al 3. Gli hanno rifatto il look. Questo qui è l'onore, se vuoi vedere i punti mese, Ita, basta che fai punto esclamativo mese e ti dice quanti ne hai. Io ne ho pochi perché me li tolgo automaticamente, non mi voglio avere punti mese. E arriva, chi è? Apollo col suo carro? Quello è il carro di Apollo, per forza. 46, non è male, non è male, abbiamo appena iniziato il mese, quindi... Oh, questo qui è Ade, questo qui è Ade, questo qui è Ade. Riconoscibilissimo dall'elmo, Ade. Ecco, Zeus sta lì. Oh, poppa. Mannaggia, sembra il Signore degli Anelli. Guarda la Gaia, guarda la Gaia. Voglio debuttare in questa chat dicendo di aver sognato Geruxia che faceva live. Improvviso entrava nella sua stanza una bambina che c'è adesso sua sorella. Perché... è che lui ha la mania di questo. Anche lui vuole la sorellina, vuole, ecco perché. Ma sai che io ho fatto un sogno simile una volta? Sicuramente ho fatto un sogno simile anch'io. Esatto, lo Nietzsche, il fratellone maggiore. Mi menano, sono caduti i tasti. Non tanto, ma un po'. Vabbè. State dicendo che... Allora, le lame del caos. Un saluto a tutti, un salutone, ok? Un grande saluto. Ti solleverei per salutarti, ma non posso. Sei già sul dorso di Gaia, sì. È l'inizio del gioco. La fine del 2 la vedevi sul suo dorso, lui. Ecco qua. E Gaia va su. Alzo un po' il volume. E Seba per te. Jack Leone Max deve essere identificato. Dobbiamo avere comportamenti irresponsabili di ragazze e ragazzi uno sull'altro. Mandiamo i carabinieri, ma li mandiamo con i lanciafiamme. Carabinieri, non carabinieri, carabinieri, perché sei troppo. Ecco qua. E qualcuno cade nel vortice. Grazie, grazie Nico. Grazie. Quella boss fight se volete. Grande Nicone. Partecipo anch'io, come avete visto. Ah, ma mi vibra il controller. Qualcosa mi ha afferrato, dice lei. Ecco qua, non posso muovermi, Kratos. Liberami. Ok. Liberiamola che la stanno bloccando. Le danno fuoco. È un albero gigante. Madre Terra. È Gaia. Il vero nome della Terra. Il vero nome greco della Terra. Gaia, Gea, chiamatela come volete.
è colei da dove proviene la femminilità della terra, la madre della natura, presente, la madre natura, che non è quella di Bonolis. Vorrei che fosse quella di Bonolis, ma non è quella di Bonolis. Ovviamente un po' diversa, ma va bene anche questa. Io mi sono affezionato a Gaia. Ma hanno modificato tutti i pulsanti. Va che bella grafica che ha questo pulsante. È next gen. È tutto next gen. Anche Kratos è next gen. Wow, che potenza, mi sono già gasato io. Ok. Cacando sotto. Ma poi questi qui che fanno la mossa dei Cybermen che ti saltano addosso. E non puoi dire neanche Tenzing! Ah, boom! E poi esplodere. Ok. Un essere potentissimo, sì, ma lei è splendida. Lei è splendida. Guardalo. Questo qui è un... Cosa sei te? Ma sta roba cos'è? È un Hydra? Non è un Hydra, no, non è l'Hydra. Lì l'abbiamo già ammazzata nell'1. All'inizio dell'1 l'Hydra l'abbiamo ammazzata. Qualunque cosa sia. Sembra il principe Carlo, ha un po' di somiglianza col principe Carlo, se ci fate caso. Addio Tenzing! Ok. Inutile, una volta inutile, e quello là si incazza e muore anche lui in maniera inutile. Poraci quei due. Quando Tenzing era uno dei più forti della serie, faceva paura a tutti, poi è diventato uno che non contava più un cavolo. L'abbiamo ribaltato. Sei già investito in cose. E pensa che è solo l'inizio, eh. È appena iniziato. I destrieri di Poseidone. Grazie che mi hai detto cosa sono. Non capivo cos'era. Già. Sono d'acqua. Quindi sono destrieri di Poseidone. È anche diversa la musica. Abbiamo colpito. Tenzing è molto meglio. No, Yamcha faceva paura a Goku. Ma aveva Yamcha. No, paura mai. Era comunque il primo avversario serio che ha affrontato. Ma io devo andare su e giù. Ma sì, glielo spacchiamo il destriero. Facciamo un piccolo taglio. Lo dico io. Mi ha recuperato l'energia, tra l'altro. Povero boss. È il signor tutorial questo boss, è il signor tutorial. È brutto essere il signor tutorial, sei, vuol dire che sei il boss più scarso del gioco. Oh. Ma le musiche quanto sono belle, da 1 a 10? 10, vero? 20, 30. Proprio gli dice il gioco, Kratos sta arrivando, bitches! Molto epiche, esatto. Eccole qua. Mamma mia. Grande Nico. Sembra una persona splendida, veramente. Lo dico a molte persone, perché siete tutte persone fantastiche. Non è che è pieno di e non è facile trovare persone come voi, eh. Non è facile. Persone come Andy, persone come Nico. Non è per niente facile. Ecco qua. Ma sì, la mascella. Gli è caduta la mascella dall'epicità, veramente. Un mascellone. Ecco qua, ce la facciamo col nostro dragone. Vai. Vogliamo di più. Ok. Monte Olimpo, ma veramente siamo su Gaia, però. Facciamo finta che sia il Monte Olimpo. Ok. O ci siamo staccati? No, siamo sempre su Gaia. Questa è Gaia. Ecco qua. Dai, gli dice. Mamma mia, che allegria. Iden, tu sei fantastico, grazie, siamo un team di fantastici, se potessi mi farei ancora i capelli stile Luke Rockettaro, ma non li posso far più. Chissà se hanno messo tesori, secondo me no, l'hanno tenuto uguale, secondo me Andy. Andre mi fa morire con i cori, cori anti tutto in realtà lui, anti tutto. L'altra volta era un coro della Lazio, ti ha tirato fuori, quindi lui fa cori di tutto, poi vabbè. Te sei della zona, sei uno che la prende sul ridere. La prende sul ridere, ovviamente. Ecco qua. Kratos! Ecco qua.
È stata colpita la nostra povera Gaia. Brava e fedele, soprattutto onesta. E sono il primo, lo so. Perché il tuo nemico mi sa che è l'umanità, no? Il tuo nemico è l'umanità. Ecco qua. Ma ti ci vedo in stile Eren che dice scateniamo i titani. No, non posso far spoiler, vero? Stile Eren che dice scateniamoli tutti. ti ci vedo veramente. Ok, hai già tutte le armi. Allora, ho appena iniziato, secondo me ho soltanto le lame di Atena e non posso neanche potenziarle ancora al massimo, però o le perdo e ricomincio. Ma questa è l'arma più classica di Kratos. Io penso che le perderò, è proprio l'inizio. Sono troppo forte, ho la barra della vita buona. I titani a Salerno, no, i titani a Salerno. Come facciamo col buon Sasti se ti arrivano i titani a Salerno? No, vero Sasti? Come li affronti i titani? Li pigli a sberle o gli racconti barzellette? Non lo so, Sasti, li vedo un po' difficile i titani a Salerno. Mi sa che è un po' una situazione complicata. Ciao Sasti, eccoci qua. God of War 3 dall'inizio. Rampino, io conoscevo Rampulla, ex portiere della Juventus, con le sputazzate sui talloni. Vedi che ci sta bene, come va? Ma sì che va, abbastanza positivo oggi, giornata positiva, a vedere di spaccare tutto qua, iniziare un gioco epico. Ma non posso andare su? Sì, posso. Doppio salto, doppio colpo, Rampulla, ex portiere Juve Cremonese, giusto? Non solo della Juve, anche della Cremonese, hai ragione. Io me lo ricordavo la Juventus, ma anche... Hai le ali? Ho ancora le ali? C'è in un libro. Quindi... Ho ancora le ali! Già, ho le ali che ho preso nel 2. Ho capito comunque come fare, semplicissimo. Ma quant'è bella sta musica! Ciao Jay Leo, abbiamo iniziato la nostra battaglia con l'Olimpo. Non si torna più indietro. C'avevo la webcam che andava. Io faccio vedere una cosa, ragazzi, Guardatela in fondo. La mappa di Night City Cyberpunk. Ce l'ho. Finalmente l'ho preso. Ed è bello, non è buggato come si dice. L'hanno migliorato, l'hanno fixato. Devo poi chiederti una cosa, ma qua tutto quello che vuoi. Non è più buggato come prima, finalmente. Ho anche la colonna sonora digitale. Stupenda la mappa, stupendo il compendio. Questo è un vero gioco serio, un tripla A, un vero tripla A. Qua anche i colori sono belli. Chiaramente hanno pensato facciamo il gioco del Parma Calcio. Il gioco del Parma Calcio alla maglia giallo-blu. Ovviamente. Magari tu che sei di Cremona non sarai felice. La Vodafone offre una PS5 che si fa la fibra. Ho visto la pubblicità, in realtà me l'ha detto una persona. Ma sai, cavolo, sai quanti se la faranno per quello? Cyberpunk 2077, esatto. Jack è una sorpresa per il prossimo periodo, di cosa si tratta? L'ho fatta, era il trailer del canale la sorpresa, in realtà. Invece ho appena visto grande Le Noir, ma che bel gioco quello. Bello, non l'avevi mai giocato. Ti dico solo una cosa, c'è il Black Dahlia. Ciao Coin! Entra Coin e parliamo del Black Dahlia. E dice, oh mio Dio, Jack, non fatti bannare! Tanto abbiamo vinto 3-0 quest'anno. Va bene, dai. Ma il Parma a me stava simpatico, però... Conoscendo il buon Vale che da Piacentino aveva cori anti-Parma. C'è Gaia a Kratos, sì, siamo su Gaia. Stiamo facendo l'assalto all'Olimpo. Non ce lo toglie nessuno. Oggi e venerdì Jack Lone e Max andrà avanti con God of War 3. Oggi e venerdì non ce lo toglie nessuno. Gli altri giorni sono questi. E abbiamo Rising, che è un Metal Gear assolutamente non da sottovalutare, perché abbiamo un ninja che affetta tutto con la lama. Assolutamente. La spada dell'Olimpo niente al momento. Non ce l'ho. Bella domanda, dove se l'è infilata la spada? Sarà dentro il sedere di Gaia, non lo so io. Bella domanda. Magari ce l'ha nello stomaco Gaia. Nel frattempo i nostri titani che muoiono, li vediamo morire. Ecco qua. Dai che ce la facciamo. Sentite che musica, top programma.
Ma sono tutti programmi belli, anche il tuo, Nico, a me è esaltato quando ho visto Mazzate Night. Domani sera Nico fa Mazzate Night, dove si mena con un suo amico Luca e si picchiano, non dal vivo, nel gioco. La grafica è sbagliata, due. Allora, il segreto è questo, spieghiamolo un po'. God of War 2 e 1 erano della PlayStation 2 e hanno fatto la remaster Play 3, che si migliorava un po', ma non i filmati, migliorava un po'. Poi il 3 invece è uscito su Play 3, bello potente, e poi questa è la remaster Play 4. Io sono da Play 4, con la versione Play 4 che pesa 42 giga, no, non state vedendo, scusatemi, 42 giga, che significa comunque bello pesante, graficamente, ha una grafica pazzesca, quindi assolutamente vero. Comunque bella domanda, veramente, come stai Coin? Già, come sta Coin? Spero che ti lasciano un po' più in pace, sta settimana. Ok. Qui c'è qua. Ecco, sono tornati i destrieri. Destrieri di... Ciao Stefano, ciao Power Stefano, ciao sorella Greta. Un attimo, faccio shout out a tutti ragazzi. Datemi un attimo. Sorella Greta, che sono stato felice di vederla in azione con il leggendario RPG Maker, con l'ultimo uscito, MV come si chiama. Ed è bello perché io, amando RPG Maker, mi sono emozionato. È veramente una persona in gambissima. Poi abbiamo shout out per Power Stefano, che adesso non è col suo account, ma io me lo ricordo, ed è bravissimo anche lui. Solo mio nipote ha permesso di conversare con me. Vabbè, tuo nipote, massimo rispetto, tuo nipote è una bravissima persona, si vede. Poi anche solo perché gli sto simpatico, mi sta simpaticissimo anche lui, guarda. Era solo per quello. Ok, perciò va bene, Coin. Ciò va bene, Coin. È che ti... è un discorso profondo, mi date un secondo. Oggi sembra una giornata positiva, speriamo. Finché non è positiva al test di una certa sostanza, va tutto bene. Allora, il fatto è che vi spiego. Io ho avuto dei grossi contrasti con mio padre in vita e li abbiamo risolti nei suoi ultimi anni. Almeno li ho risolti io, penso, ma era più una cosa interiore che esteriore. E vi dico che risolverli vi dà un senso di pace, e di risoluzione che veramente è qualcosa di unico. Non so come spiegarlo. Cosa dice Sace, eh? No, stavo dicendo appunto che è bello quando si riesce, ci sia sempre tempo, magari proprio alla fine si possa risolvere qualunque cosa, quello che sto dicendo. Il miracolo della vita, diciamola così, sembra una banalità, Sto dicendo che comunque grandi contrasti che però si sono risolti. Sono un po' scoraggiato onestamente, la live di oggi è andata una merda, sia per seguito che per come ho giocato. Ricordi con Dark Souls, settimana scorsa ho fatto 2, qualcosa, non mi ricordo quant'era, ma cioè renditi conto Stefano, anch'io ogni tanto li faccio, non ti preoccupare. Pensa sempre così quando va male, pensa, fra 30 giorni non conterà più nulla, vedila così e già ti gasi all'idea di non avere più quella media fra 30 giorni, sarei felicissimo, guarda, te lo dico. No, chi arriva? Chi è? Bello con la cresta, è la veloce su Play 4, sì, ha il frame rate più alto. Ok. Ma stavolta hanno cambiato i tasto? Hanno modificato qualcosa? È un centauro, mi mancavano i centauri. Madonna, perché non c'erano i centauri? Peccato che non ho le magie al momento, non ho ancora... Vello d'oro? Oh, che figo, c'è il vello d'oro? Ah già, ho il vello d'oro della volta scorsa. Ma non era di Giasone il vello d'oro? Il vello d'oro non era di Giasone. È veloce quando premi il cerchio, è velocissimo. Più che passare da 7-10 la scorsa volta, 2-3. Ah, ma Stefano, ci ho passato anch'io. Ho fatto un lunedì esplosivo la volta scorsa, era potentissimo. Ci ho pensato di usare il touchpad. Potrebbe essere, vediamo se mi dà il touchpad. Il cervello d'oro, no, il vello d'oro. Era la famosa quest degli Argonauti. Gli Argonauti e il vello d'oro. Che alla fine, pensate che poi quando tornavano, c'erano grandi feste. Io stavo pensando al povero Ulisse che è tornato indietro per Penelope, si trova sti qua, che si chiamava, questo gruppo si chiamano PROC, diciamola così, prima che si capisca male o che i sottotitoli mi vengono male, i PROC, che avevano messo le loro mire su Penelope e volevano sposarsela e portargli via la città Ulisse. Lui, Ulisse, li sfida a una prova con l'arco, fa lo spavaldo, prende dalla distanza e c'entra un sacco di bersagli di fila e tutti, oh mio Dio Ulisse, ma sei troppo forte, ho fatto 2 nuovi curriculum vitae, ho visualizzato il prossimo video da mettere su YouTube, sistemato FM, nessuno me l'ha fatto girare, però
Ok, ragazzi, trattiamo bene Coin, che stasera ci pensa Little Nightmare 2, fagli girare. Buon Little Nightmare 2, fagli girare. Perché stasera dovrà superare prove incredibili, incredibili. Invece tu, Nico, dove vai stasera? Non mi ricordo, Judgment? Sai che non mi ricordo dove giochi stasera? Non mi ricordo cosa porti, Nico. Nuove armi? Al momento abbiamo solo questa, non abbiamo neanche le magie. Tutto bloccato, perciò dobbiamo ancora scoprirle. Non so perché non le usa, sarà Tyrkio lui, non le usa. Cavolo, abbiamo tutti i poteri di Titania, non li usa. Ah, non me la fa fare. Ecco. Vuole che usiamo il vello d'oro. Eccolo. Perché non me l'ha usato? Ma non me lo fa usare. Vedi che non me lo usa il vello d'oro. Ma è una truffa. Deve affrontare la boss fight. Esatto. Jack, tieni il sottofono e fai la matematica. No, posso aiutarti, Seba. Dimmi solo cosa stai facendo in matematica. Perché quando sento parlare di matematica io mi emoziono. Sarò l'unico, probabilmente, che si emoziona con la matematica. Cioè, oh, che bello! Le equazioni! Il coseno! Il... vorrei dirlo, ma... sa che non posso dirlo. Soprattutto quello. Soprattutto quello. Ok. Ecco qua. Cerchio! Ecco qua, cerchio! L'indeciso sarà nei due di capitoli. X! Ho ucciso Poseidone in prima persona! No, lo so, il gioco ti mette in prima persona, il gioco. Non vedo l'ora, non vedo l'ora. Quindi l'hai finito, God of War 3? J. Leo, l'hai finito? Come vuoi che ti chiamo, Leo? Ti devo chiamare Leo, J. Leo, come preferisci? Dimmi tu come vuoi che ti chiamo. Dimmi tu come vuoi che ti chiamo. Le equazioni ancora non ci sono. E pensa poi alla trigonometria, Seba, quando inizi a fare i limiti, i calcoli, e soprattutto devi decidere le funzioni, dove vanno, mamma mia che roba, le parti di quinta è una roba allucinante, te le chiedono pure all'esame, dovrei fare quelle robe assurde di matematica in quinta, non vedi l'ora. Sono deciso di farmi due, capito, visto che il quinto dura una 20 minuti, solo? Wow, cavolo, solo 20 minuti, è come l'ultimo... L'ultimo capitolo dell'uno durava 20 minuti. Parli di cose strane? No, no, parlavo di seno e coseno, roba normalissima, assolutamente. Non stiamo assolutamente parlando di roba brutta, assolutamente. No, 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 signor Catone, no, no, non c'è bisogno di lei, non c'è bisogno di lei. È partito il Catone, è partito il Catone. No, signor Catone, non c'è bisogno del suo aiuto. Si è già arrabbiato Catone, si è già arrabbiato Catone, ragazzi, scusatemi, È che Catone è molto fiscale su ste cose. È nato a Roma con questo motto. A quella salta gli argomenti, spiega gli argomenti. Allora, il problema dei professori di matematica è che sono persone intelligenti. Catone cosa fa? Catone censura, è un censore. Era pagato per quello. Portava pudicità nell'ordine pubblico. È una persona bravissima, ha fatto delle grandi cose. Soprattutto ha detto agli altri, questo non va fatto, questo non va fatto, questo non va fatto, questo non va fatto, questo non va fatto. E se non lo facevano, li puniva, li tassava allo sfinimento come fanno oggi i politici. È spuntata una coda! Chi è sta coda? Chi è? No, ragnetto! Scusatemi ragazzi, io stavo cercando di essere serio e giocare bene, ma abbiamo un ragnetto. Stima allora, sì, diceva, è troppo scollata. Non riscatto in vertigo. Oh, puoi riscattarlo, a me lo riscattano sempre nei boss. Hello, Mr. Cat! Hello, I'm Ragnet. No, se fosse russo sarebbe Ragnet. Invece è Ragnetto, which means little spider in English. I'm spiderish. So, if you want the English translation of Ragnetto, because Ragno is the spider, Ragnetto is a little spider. So, if it was a female, I would call it Arachne, but it was a male, so it's Ragnetto. But I really wanted to call a cat Arachne, like my favorite assassin from Smite. So, you know it better. How are we, Riz? Yes, mi sta mangiando. Just watch it. It's going to eat my finger. Ok. Ah, che dolore. Oh, grazie per lo shout out. Allora, spiderino, esatto, spiderino. Allora, là in fondo, I have... Riz, I got the map of Cyberpunk 2077. It's an amazing game. I think you will enjoy it, Cyberpunk. Really an interesting open world. Just a second. Allora, almeno che apro il gatto. Ciu, ciu, ciu. Dai. Ok.
Perfetto, perfetto, perfetto. Allora, andiamo avanti col gioco. Non voglio far aspettare. Io vedo che c'è tanta attesa. Specialmente J. Leo vuole vedere l'azione. Esatto, esatto. Stavo per... Vedi che te l'ho detto in tempo? Vedi, lo stavo dicendo. Esatto. Let's go! Big person, yes, big person. Amazing. Il luogo in cui riposa Ares. We are the Titan, we are with the Titan. Ok, dico, siamo quei titani. Eh? Perché? Ma non posso usare... No. Mino, eh. You are all breathtaking. Oh, that's amazing. It's something really awesome to say. Thank you, thank you. Ok. Quindi? Let's go. Ah, va più? Ah, ok. Oh. As we say. Ok, è il primo enigma. Ma è stato il più facile, dai. Oh, thank you for the heart. Just just something. Just something. Oh, the top. The top of the month. The top of the month. Ok. Which have, we have Riz at the first place. The first. Nuovo salvataggio. Ares, la tomba di Ares. Ok. New save. Ok, si comincia. Oh, la musica. Harry Spart. Hey Jack, guess what? Yes, tell me Reese. Oh my. Reese o Dominator. Dominator è la mossa di Bobby Lashley. Quella. Oh, cos'è? 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 What is this? Oh. Oh, so I have it here. So I have it also. Let me see. Let me show. Oh my god. It's amazing. I have it! I have it! Wow! This is great! This is great! Poseidone! Andiamo Poseidone! Poseidon! Avevi ragione! Sì! That damn Poseidon is here! Reese! Poseidon still haunt us! Haunt us smite players! We are haunted by Poseidon even here! We need healing with Poseidon. Ok, il destriero di Poseidone. Ciao, noi abbiamo Jack Dead Redemption. Jack Dead Redemption, sottotitoli. Ci sono i sottotitoli, ma era lei che faceva. C'ho una sciatica, l'ernia sciaticale. Che dolore. Diceva così. Sottotitoli ci sono, sottotitoli ci sono. Ma quando. Ma l'urlo è l'urlo. È una persona che fa. È la lumbago, ve lo metto io. La metto io i sottotitoli. That was the subtitle of what happened. Oh, I got lumbago. Very serious. Lumbago, really? It's the lumbago. I have I overdo it. I'll get a relapse. It's very serious. Very serious. Very serious. Ah, get out! mi sta battendo. Vabbè, non posso perdere con un cavallo. Jack, secondo me, dimmi, dimmi, dimmi. Questo è un giocone. Sì. Un è gioco bello. Pazzesco. È bello. Un giocone. Ma questo è veramente il mio preferito. By the way, well, Jack, when watching streams, does it luck with for you? Watching stream of others, yes, sometimes it happened. Yesterday evening I was watching Coin, which has a really smooth, Coin has a really smooth frame rate, but it lagged to me, just it lagged to me, usa le mosse. Non me le fa usare, non me le fa usare. Non ho ancora le mosse. Cos'è sta roba? Sì, ce l'ho, hai ragione, ce l'ho. Cos'è sta mossa? Questa è nuova. Triangolo. Triangolo. It's this moment too. Esatto. Ma vi assicuro che I have 60 FPS. It's not my fault. Trust me. Buonasera amanti di birra e calippo. Beh, dipende quale calippo, Kevin. Dipende quale. Ci sono diversi calippi. Se quello da mangiare, sì. Ok. Rapina. Rapina 10.000. Ok, avrei delle storie da raccontarvi, ma credo che non siano in questa fascia oraria, perché... delle cose allucinanti. Ciao Kevin! Ecco qua.
rapina. Comunque ieri, Kevin, ho detto a Clark che tu sei un fan delle biografie dei killer. Storie sui Calippi? Sì, allora una volta io sto mangiando sto vediamo se posso dirla senza farmi bannare. Stavo mangiando sto gelato, era un bel di quei gelati grandi. Ci vediamo mezzanotte, era uno di quei gelati ice cream, but it was a big ice cream. Ed ero pronto per gustarmelo tutto, ero già lì che stavo facendo, avevo il gelato in mano. Cosa devo aspettare? Devo stare. È il gelato! Facciamo così, ecco questa cosa qua avevo in mano, era il gelato, e stavo per mangiarmi il mio bel gelato, ero tutto contento. No, con questa cosa in mano, con sito arancione, no, che clip, immaginiso che... E stavo, ovviamente, stavo per mangiarmelo, arriva una mia amica, no, non era neanche una amica, era una la disgraziata che passa di lì, e fa, tipo, non c'era più niente per me, mosso, mi ha divorato il fossile, cioè, mi sei rimasto in mano, mi è rimasta la mano vuota, non si più a raccontare, no, era tutto sparito, ha preso tutto lei, una cosa assurda veramente, cioè, no, il mio gelato, almeno pagamelo te, no, io non ti pago niente, no, alla fine veramente sono rimasto male, sì, il gelato, esatto, e io non avevo più niente, avevo giusto la parte, come si chiama, la stecca del cono, ci ho rimasto male, non avevo più gelato, queste sono cose che succedono. È che non vi dico come la chiamiamo oggi, meglio che non ve lo dico, veramente mi arriva il ban. Oh. Riz, thank you Riz, that's amazing, what is this? Mole to move, it's a mole that moves the head, ok, si può intuire, no, ma te lo scrivo in privato, ve lo scrivo nel gruppo Telegram, esclusiva gruppo Telegram, ecco fatto, ve l'ho scritto nel gruppo Telegram. Oh, the corgi, my favorite cat, my favorite doggy, ok, so I have the Riz that is singing, Riz is singing a song, which is amazing by the way, ok. Questi giorni ci ho lavorato, entrate se volete leggere, sì. Corgi cat, no, corgi dog, oh, raccoon, oddio mi hai ucciso. Anche questo è morto, credo. No, non è morto. Ma non muore. Ma mi ha bruciato. Mannaggia. Sono morto, la prima morte del gioco. Tranquilli, non succede niente. I'm dead, but I am alive. Ok. Quando si alza. Ho visto. Mi ha fregato. Pensavo di farcela. Ho sbagliato qualcosa, Leo? Comunque leggere quel nome sul gruppo di spiegazione fa paura. Lo so, fa paura, ma è bella sta cosa. Tira la zampa. Tu tiragli la zampa! Ma pensa a te! Aspetta, glielo faccio adesso. Ti ringrazio, Leo, per i consigli, ti ringrazio. A me ricordo la scena di Metal Gear Solid quando c'è il tizio misterioso che si presenta e dice: chiamami Gola Profonda. Lui dice: perché quel nome? Come l'informatore dello scandalo del Watergate. Si è scordato di recuperare civetta, no? No, ma non sapevo dov'era. Magia infinita. Ah, ma tanto è per giocare una volta sola, non è un problema. Poi lo gioco per conto mio, magari, ma non lo faccio dall'inizio. Voglio pigliare tutte le casse se lo faccio per conto mio. Sai com'è? Quadrato. Ecco, sto pezzo qua. La zampa. Ecco, questa è andata. Ah, c'è qualcosa da fare qua? Cosa devo fare? Bam.
Cos'è successo? Me l'ho buttato. Oh, ho capito tutto. Lo devo sterrare, ho capito. Ecco cosa mai parlavi della zampa. Hai ragione. Spiegatemi una cosa, ma grazie Sasti, vai in live, vengo a seguirti allora. Se vai in live vengo a seguirti anch'io. Sasti, un attimo, hai fatto bene a dirmelo. Il gelato, oh mamma, io già ho paura che questi penseranno il contrario di quello che è successo. Però oh, vabbè, ti ringrazio per la clip, poi. Vediamo se domani mi trovo bannato. Non credo, Stavo parlando di gelati. È una storia reale. Una storia realissima, 100% reale. Non ci sono menzogne. Coin, ti chiedo un favore, me lo puoi mettere nel gruppo, per favore? Me lo puoi copiare, su Telegram? Ok. L1R1. Lo so. Okay. Mi sa che si è arrabbiato il cavallo. Quindi? What? Sì, infatti... Oh, ma siamo sul petto di Gaia proprio. Non ho notato che avevamo sotto la gola della nostra Gaia. Volete una traduzione anche di questo? Sta soffrendo. Ah, siamo al cuore. My friend stole my ice cream for 4K HD. No, non posso dire. Likes be... ho capito, quello sembra il titolo di un altro sito, mi sembrerebbe. Momento epico. Esatto. Ve l'ho detto che certe storie una volta ce le raccontavamo, ma oggi non posso più raccontarle. Ma poi non era mia amica questa, ci tengo a dire. Era una crush, non era un'amica, era una crush. La crush vuol dire una persona che ti piace, ma che praticamente non è detto che succede nulla, infatti nulla, successo, nulla, ok, assolutamente, ok. Mannaggia, però non potrà mai negare che si è presa il gelato, cavolo, il gelato è sempre buono, ok. Ecco qua. Siamo al cuore di Gaia. Cuore di Gaia, Heart of Gaia. It's the burning heart, diceva la canzone. Il posto meno custodito della sua... Cioè, praticamente potremmo ucciderla, ma... È il punto che ti dicevo, io mi ricordo... Ah, capito. Forse è un flash forward questo. Adesso vediamo. Vediamo un attimo. Afferra oggetti. Le stiamo spostando all'interno del corpo. È un enigma. Perché sta cosa non possiamo distruggergliela. Ma noi vogliamo aiutarla, probabilmente. Cioè, siamo delle brave persone. Arrampiti sul lato. Qui. Ti ringrazio. Ma lo posso ancora prendere allora, tesoro. La civetta. Aspetta. Ho capito. Prima la devo spostare qua. Ho capito. Qui, vero? Qui così? A sinistra. Ciao, c'è gente da te che mangia gelato? Non adesso, Stefano, non adesso. Ciao, Stefanone, scusami, ho visto Stefano, pensavo l'altro Stefano, tu sei invece lo Stefanone D, il più potente. A sinistra, va bene, vado a sinistra. Sì. Ah, ok, devo metterci quello, cioè metterci il cono, ok. Ciao Stefano. Ma basta con sto cono. Sono fissato con gelati oggi. Ma cos'è sto cono? Non è un cono questo. Non è un cono gelato. Che cavolo. Si vede che non è un cono gelato, eh. A sinistra. Okay. Grande Stefanone. Che leggenda. Grazie Andy, ci pigliamo un tesoro. Spero che stai bene. Spero che state tutti bene. Lunedì, il primo giorno della settimana. Lascia sempre un po' spiazzati tutti, eh. Proviamo così. No, non così. Ah, inclina R a destra per ruotare un oggetto. Sta cosa non lo sapevo. Hanno cambiato un po' rispetto all'altro gioco. Ok. Senza seppellirmi io. Ok. Wow, com'è facile l'enigma. Dopo la costruzione del gelato sto meglio. Meno male, dai.
Meno male, apprezzo sta cosa, Stefanone, apprezzo sta cosa. Ma forse peggio, io sicuramente peggio. Ok. Ok. Ma le storie della mezzanotte però poi dobbiamo farle veramente. La stessa cosa dell'altra versione. Sì, ma è tutto uguale il gioco, tutto uguale. Ma quindi è qui che c'è il tesoro? No! Non volevo cadere giù, volevo saltare su io. Ah, fermi, Let's go, rifacciamolo. C'è una categoria, ma... No, ma non voglio usarla quella categoria. Non mi piace, non fa per me. Non è quel tipo di live che voglio fare. Non è quel tipo di live che piacciono a me. Ariete? Ma non vedo tesori qua. L'ariete, ha migliorato anche questo. Lì puoi parlare. Sì, lo so. Senza peli sulla lingua. Ma c'è anche tele. No, ma va, no, non a quei livelli, no, ma non sono così estreme. Ok, non erano robe così estreme, assolutamente. Quindi niente, il tesoro non c'è alla fine. Questi sono fastidiosi. Ma è migliorata la qualità. Guardate come si muove fluido, visto? Visto come si muove veloce? Ammazza, è impressionante. L'importante è che non ti metti il piccolo bombino. No, quello no, non ho il fisico. Io non ho il fisico per queste cose, magari. Motion capture. Dopo serata oro arriva serata arancione. Serata arancione. Avrei qualcuno da portare se riesco a convincerlo. Lo porto qua da casa mia. Il vero guerriero non si nasconde, Poseidon. Esci dal mare e affrontami. Eccolo, ci siamo! Boss fight. No, povera Gaia. Questo è un vero boss. Non rimarrà niente di te tra le mie onde. Iniziano i boss. Perché è italiano? C'è italiano nel sotto. È perché i sottotitoli sono italiani. Ovviamente. C'è inglese, sì. Ma è in inglese, infatti, in inglese. Corretto. C'è inglese e i sottotitoli in italiano, ma l'audio è in inglese, solo che ti viene tradotto. Perché non voglio che non capiate quello che viene detto. Preferisco che sentiate tutto. Perché ci sia scritto tutto. Ma chi è che mi colpisce? Ah, no, ha colpito lui. Mamma mia, ma questo uragano è fortissimo. Questo è forte, è un disgraziato lui, un grande disgraziato. Sicuramente il meno cattivo degli dei, probabilmente. Ok, gli abbiamo tolto il supporto. La mano di Gaia. Sì, salto sulla tua mano. Ok. Oh, abbiamo cambiato zona. Ma sta musica la Kingdom Hearts. Che bella. Sta musica la Kingdom Hearts. No. Ma lui si diverte così, Oh, Andre, ciao, siamo contro Poseidone. Ma che figo che è. Grande Andre, ciao, primo boss del gioco. Cosa ne pensi di questo Poseidone? Colui che distrusse Atlantide, trasformandosi in un drago. O con i suoi draghi. Non è mai spiegata bene sta cosa. Ciao grande Anton Castillo, facciamo la boss fight. Ciao Ema! Mamma mia Ema, grandissimo ragazzi. Ciao. Grazie Ema. Ciao Ema, che leggenda.
Sono contento che hai anche tu la sub, puoi godertela anche tu. Questi suoni sono incredibili, davvero, sono incredibili. Okay. Spero che sia andata bene la tua live, ma io purtroppo in un orario che ero fuori, avevo visto perché mi aveva scritto tizio che stai in live, ma purtroppo come te non potevo passare, spero che stai bene, devo arrampicarmi. Okay. Dai, ancora un pezzo, il primo boss del gioco, si chiama Poseidone, il leggendario Poseidone. Triangolo. Adesso leggo tutto, ragazzi, c'ho il QTE. Che bello che è, guarda. Titanic Flute, qualche piccolo sclerato su Tekken, grazie per il Titanic. Attacchiamo bene. Ok, no, di nuovo il dragone che attacca Gaia, la nostra Gaia. Ciao Cla, non è scattato il sound, abbi pazienza. Oh. Grazie, ancora. Ci siamo, non è ancora finita la canzone. È appena arrivato Cla. Ciao Cla. Allora fatemi leggere un attimo i messaggi. Ciao Cla. Boss, sì. Ciao Ema, Rapina, ciao Coin, Titanic, Saruman. Ora sì, Cla, ciao a tutti. Oggi l'emergenza è bloccare Jack Leone Max. Ma com'è possibile? Chiudiamo i parchi pubblici, chiudiamo i bar, chiudiamo i pub. Ti trovo a passeggiare sul lungomare, ti trovo stravaccato sulla panchina. Ti obbligo a questo punto a stare in quarantena per 15 giorni. Figata questo boss, mi piace tantissimo. Poi è facile perché è il primo del gioco, quindi è più facile. Non ricordo di essere morto. Stravacchi su una panchina, Sasha. Ma io starei bene sulle panchine. Ma sei stato sulla panchina disteso, così, con gli occhiali da sole e il cane che ti piscia sulla gamba? È una cosa divertentissima. Niente. No, non è ancora finita. È ancora finita. R1. Non tiene. Ma non devo mantenere R1. Sto prendendo molto giù. No! Ho fallito. È morto, come ho detto. Ho appena fatto la filippica su quanto sia facile sto boss. Ok. No, me lo fa rifare, veramente. Uno. Dos. Tres. Dai. Cerchio. Una volta me l'ha dato veramente il cerchio. Che succede? L'ha bucato? No, ha tirato fuori dal corpo gigante del dio. Il dio dentro il dio. In effetti è una bella immagine. È una bella immagine, sì. Vai Gaia, vai, tifiamo tutti per loro. Che scene, ragazzi, è bellissima. Ti sfido su Fortnite. Ecco un uomo di Poseidone. No, in realtà è proprio il vero Poseidone dentro Poseidone. Questo è proprio il Poseidone uomo. Eccolo qua. Anche a me. Grande. No matter how many gods fall, there will always be another to stand against you. They will fall as the man, the Poseidon. Death of Olympus. Then prepare for your death, Poseidon. Ecco. Ah. Siete pronti? Ah. Di più. Questa è una giornata, una serata tipica a Milano Colonne per Andre, no? Vero Andre? Una delle tue serate tipiche? Niente, scherziamo, ma. Prima persona. Pietà di me. Jay Leo, tu di dove sei? Oh, è uguale prima persona. Eh sì. È uguale. Same thing. Esatto. Lo strangolo. Non ha cambiato il gioco. Guarda che braccio destro muscoloso. A Benevento. Bella. Grande. Mi piace come città Benevento. Siamo di un po' tutta Italia, eh sì.
E poi Nico, io c'ho un sacco di amici dell'Emilia, più parte Emilia che Romagna, parte nord dell'Emilia. Diciamo. Cremona, Bologna, le streghe di Benevento, lo so. Anche come si chiamava quella là, Seba, mannaggia, la... Non la, la cacciara, finiva Giara, la Giara, qualcosa del genere. Non mi ricordo il nome della strega di Benevento. Aprendo le chiuse. Come to my hand. Esatto. Oh, la strega. Cremona non è Romagna. No, Emilia, ci tengo a dire che... No, Cremona... Oh, che cosa ho detto? No. Scusatemi, Lombardia, poi c'è Piacenza, c'è Bologna, che sono Emilia. Stavo dicendo quello. Lombardia, no, ma non volevo dire quello. Dall'altra parte... Ho detto uno strafalcione, ma non volevo dire quello. Confine con l'Emilia è sopra un fiume. Sotto il fiume c'è l'Emilia. C'è un fiume che taglia, che divide la Lombardia dall'Emilia. E sopra ci sta Cremona, sotto ci sta quello. È un po' come a volte... mettono Pavia, la mettono in Piemonte a volte, ma non è vero, Pavia è in Lombardia, il derby del Po, esatto, il derby del Po. Cremona terra della tua maestra Ferragni, se non sbaglio, mia maestra, guarda. veramente no, ho imparato a rispettare Fedez, ma non ho ancora imparato, non sono ancora fan di lei, dovrò ancora convincere. Hai messo qualcosa sul gruppo? Il grande Abdullah. Oh, ma non si vede niente. Oh, siamo sull'Olimpo, siamo da Zeus. Finiamo il gioco all'inizio. Hanno fatto le mie stesse scuole medie. Ah. Sì. Chi è quel gigante? È Gaia, la madre terra. Atene morta a causa della rabbia di consumo. La morte non può sconfiggermi. Le sorelle del destino non riuscì a fermarmi. Non vedrai il domani. È lui, certo che è lui. Io compirò la mia vita. È lui, è Zeus, è un po' Bonolis. Se è il vero lo prendo a Siviglia. È vero, sì, ma ha 40 anni, quell'uomo. Ha 40 anni sto portiere. Non hai già. Gli ha staccato il braccio. No. Abbiamo perso. Magari. Magari muovesse Zeus. Sarebbe troppo bello, Jay Leo. Gaia. Se ti aiuto cadremo entrambi. Zeus sta vincendo. Non proprio, Ecco, Zeus è il motivo per cui mi ha salvato la morte. Ti ho salvato per servire i titani. Boh. Non negarmi la mia vendetta. Eri solo una pedina, Kratos. Zeus non è a far tuo. La spada dell'Olimpo, sì. Che usiamo solo nelle sequenze ormai. Addio, ci ha tradito Gaia per salvare se stesso. Era molto meglio se si sacrificava a lei. Ho vissuto come un guerriero. Sono morto come un dio. Che bella sta frase. Dopo aver subito il più atroce dei sacrifici. Rapina! Mi è stata negata la libertà. Gaia traditore. Sì. Si è tradito. Avrò la mia vendetta. No, ma non è una scena da sito arancione, secondo me, questa. Voglio dire, è una... Ci ha mollato. Abbiamo perso. Il povero Kratos è finito nel fiume. E non so quale fiume è. Credo che sia fiume Lete. Fiume Stige, siamo morti, ok? Yeah. Siamo nello Styx, il fiume Stige. Guarda questo.
Ma io non ho dato il VIP a Jay Leo, scusatemi. Jay Leo, ti sei meritato il VIP ormai, ti sei meritato il VIP anche tu. Oh, congratulazione fra i VIP. Benvenuto tra i VIP del canale, ecco qua. Vuol dire che sta levando la vita. Sì, è vero, sta perdendo la vita. Ma io mi sembrava che ero troppo forte. Ero troppo forte con Kratos. Loro ti succhiano via tutto. Guarda, succhia via anche la magia. Era potente, eh. Benvenuto. Perché non è scattato? Volevo sentirlo. Grazie per la gallina. Mi raccomando, ragazzi, guardatevi il trailer del canale. O da qui o da YouTube. Grazie per la gallina, grazie. Potete vedere un trailer canale nuovo, completamente nuovo. Grazie per la gallina, grazie. È mezzo morto, ma in realtà è morto perché siamo nello Stige. Quindi vuol dire che siamo nell'Ade. È che quello è l'Ade, è proprio il regno di Ade, si vede. Siamo morti! Ok, per la terza volta, è morto di nuovo. È la terza volta che ti muore Kratos, la magia, l'esperienza, tanto l'esperienza che non mi facevo usare. Non finisce qui, Zeus. Bestia, bestia, cos'è sta bestia, tizio? I cancelli dell'Ade non mi avranno. Oh, Atene è morta anche lei, piccolina. Mi sei mancato, Spartano. Anche a me mancava. Il sacrificio ti ha portato a un'esistenza superiore. E fatevi la passeggiata. Grazie, grazie. Jack Leone Max. Le lame dell'esilio. Grazie, Andy. Non vedevo l'ora. Non vedevo l'ora. La mia morte fu la tua lama uccidere. Infatti non volevo uccidere lei, dai. La guerra per l'Olimpo in furia, l'umanità soffre. E lei pensa all'umanità. Ho trovato le immagini per il multicanale, ma non me li fa caricare in deformati. Le hai messe trasparenti le immagini? Le hai messe trasparenti, Nico? Devono avere lo sfondo trasparente. Altrimenti ti aiuto io, eh. Se non te le fa caricare perché non è lo strano. La giocata degli host sta andando bene. Grande. Mi fa piacere, tizio. Sacrificasti. Oh, grazie, Emanuela. È così tanto tempo che ci conosciamo. 5 mesi. Eh sì, eh. 5 mesi. Ciao, Manu. Mannaggia. Hanno lasciato un bottone. Grazie, davvero. Metto un attimo la pausa. Manuela. Questo è il Kratos più cattivo di sempre. Un Kratos furioso. Ah, già fatto lo tizio. Grazie, tizio. Le lame, arrivano le lame dell'esilio, eh. Nuova arma per noi. Sa, ci devi andare, a dopo. Va bene, ciao, ciao Andre, va bene, vado, vi lascio. Ha scritto devi andare, me ne vado io. Ciao. No, sto scherzando, dai, non vado via io, sto scherzando. Grazie Andre. Lame degli hit. Vabbè, dai, anche quelle quelle sono un po' meno filate. Ok. Top. Grande, top. Prova solo a fermare. Comunque grazie Emanuela, grazie infinitissime, veramente. Grazie davvero. Grazie per il supporto. Allora, come stai Manu? Chiede Nico. È buggato. Oh, che bello, nuove armi. Tutto bene, un inizio settimana non traumatico. Meno male. Quando non c'è un inizio traumatico si sta bene. Io sono già... Sto esplorando l'Ade. Tanto per cambiare, Kratos è morto. Ogni volta muore quest'uomo. Ecco qua. Tu come va? Ide molto sciallo. Meno male, beati voi. Io sto vedendo l'Ade. Per me è iniziata bene, per Kratos un po' meno. È morto al momento della sua vendetta, è stato tradito di nuovo. Povero Kratos. Mai una gioia per lui. Gli Assassin's Creed non mi prendono più di tanto. Ah, ok, non lo sapevo sta cosa. Poi lì va a gusti, in effetti, lì va a gusti. Quello è anche un gioco lungo, a me piaceva lo stile. Gallina, grazie. Perché è un gioco di ruolo, è molto diverso dagli altri, è molto diverso. No, ma non volevo ucciderlo così. Grazie per... allora abbiamo una nuova arma da... non è potente quest'arma, non ho le combo per quest'arma, purtroppo, non ho le combo. Ok, delicatissimo come sempre. Delicato come un camion di una tonnellata. Cioè, carino, che tanta roba a fare. A me il film non mi ha appassionato. A me aveva colpito molto per la trama
l'avventura è un gioco che non ha nulla a che fare con gli assassini, come vedi, non c'entra quasi nulla con gli assassini. Più avanti da Amante ai Pirati potrò Black Flag, beh, quello è bello, ci sono tutti i pirati storici, cioè veramente ti sembra di vivere l'epoca d'oro dei pirati. Ok, fatemi vedere un attimo, chi è che piange? C'è un neonato? Ma a me i giochi lunghi piacciono, boh, forse è troppo ripetitivo, non lo so, io guarda, a me ha coinvolto dall'inizio alla fine, ho anche fatto i due DLC, ancora penso che sia il mio Assassin's Creed preferito, vedete, insieme alla Ezio Collection, ovviamente, l'Ezio Collection. Mi sa che devo andare di qua. No, no, non voglio andare qui, dopo, perché c'è ancora qualcosa da prendere qua, fatemi vedere. Qui non posso ancora andarci, mi sa. È bloccato. Sei tornato spartano. Ma sta laggando solo a me? Non lo so, ragazzi, vi sta laggando? Io sono messo bene come FPS, come vedete. È 60 FPS. Più di così non si può fare, ragazzi. Non so com'è possibile. 60 FPS vuol dire che il computer sta reggendo bene la live. Non saprei proprio dirvi il motivo, sinceramente, se vi sta laggando. Però quest'anno, rispetto ad avere Ragnarok, God of War Ragnarok, vabbè, quello sicuro. Esercito di Sparta, evoca una falange difensiva. Proviamo. Hanno cambiato i tasti. Oh, la falange di Sparta. Ma è bellissimo. I fratelli spartani, a me non lagga. PSN che vergogna. Può essere. Non ci avevo pensato. A me guarda, a me sta. Io non lo vedo laggare il gioco, anche su OBS. A me va bene, non lag. Vi ringrazio. Perché vi dico, sono a 60 FPS, oggi non ho i soliti problemi. Un po' il gioco dipende dal PS, ma non sono sul PlayStation Now, eh. Non sono dal PlayStation Now stavolta. Perciò. Metal Gear sì, era il Now che tirava delle laggate mostruose. Che è bello sentirti soffrire. Grazie. Sempre gentile e adorabile quell'uomo. Sempre gentile e adorabile, mamma mia. Ade, però poi ti piglio a manate, ok. Vediamo se mi fa prendere questo. Vabbè. Qui ci sono dei tesori. Apriamoli. Costa niente. No, io vedo perfettamente. Vi ringrazio per il feedback. Il gioco ha una sezione online. Ha una sezione online, c'è qualcosa. Nel 3 c'era da fare l'online, ma sai che non me la ricordo l'online nel 3? Io me lo ricordo in Ascension. In Ascension ci ho fatto un po' di online. Era bello perché avevi tutte le fazioni. Era geniale Ascension. Kingdom Hearts 4 ci sarà Ade. Urca, quello era un bel. Beh, bello. Ade, top personaggio, quello della Disney, top personaggio. Quello. Sempre amato quella della. Poi era losco. Veramente. Fa piacere se lo metto. Ok, abbiamo preso i tesori. Siamo nell'Ade. Cosa mi raccontate di bello? Spero che sia una giornata appassionante. Lunedì non è mai emozionante. Non è che dici, oh mio Dio, che bello lunedì, c'ho tutta la settimana davanti. Però il bello è che si può iniziare anche a progettare cosa fare durante la settimana, i colpi di scena. Io ad esempio questa settimana sono emozionato perché ho da iniziare God of War 3, lo sto facendo, sono 42 gigoni giganteschi di gioco, quindi non è neanche leggero. Ho comprato, mi è arrivato ieri Cyberpunk e ho iniziato a giocarlo finalmente alla sera, 63 giga, bello Cyberpunk. Poi mi sono messo il doppiaggio inglese, ho fatto il doppiaggio inglese, me lo godevo, non vedo l'ora di sentire Keanu Reeves. È che non era incluso nel gioco, ma lo puoi scaricare, perciò l'ho scaricato. E poi, ovviamente, iniziare Metal Gear Rising, cavolo, le avventure di Raiden saranno emozionanti. Ho preso le ferie, mi organizzo. Fai bene, Nico. Cavolo, le ferie me le farei tutte ad agosto, così da andarmene al mare. Quel periodo più caldo, mentre tutti soffrono qua in pianura. Ho scaricato Forza Horizon, sono più di 100 giga, quel gioco è bellissimo. Metal Gear Rising ti divertirai molto, non ho dubbi. Oh, meno male che ho salvato, sono morto male. Cyberpunk, è carino Cyberpunk. In realtà è proprio bello, l'ho provato un po'. È veramente tanto bello. Red Dead Redemption 2, 110 giga, ma c'è un online dentro.
Sai, ma io me lo riscaricherei anche oggi se non avessi l'online dentro, cavolo, avere solo offline. Se avessi solo la versione offline, lo scaricherei anche ora. Iniziare a avere venerdì la carriera in F2, ah, Formula 1, è un gran gioco quello, parti dall'F2. No, no, ma è bello, è molto tecnico. Martedì amici a casa, nerviamo durissimo, grande. C'è anche Felice, c'è anche lui che gioca. Cavolo che bello. Mannaggia, Emanuela. Quelle sono le serate che piacciono a me. Sai cos'è? Noi siamo quelli che non sono cresciuti. Abbiamo i coetanei, Emanuela, abbiamo i coetanei che si piazzano. Io mi ricordo un mio coetaneo che mi ha detto serata divano, serata divano. Ha detto che bello il mio sogno. Serata divano a vederti la TV e boom, addormentarti, abbioccarti. No, non è la mia vita. Io la mia vita è sprecare tutta l'energia e andare a letto senza più un'energia in corpo. Anche nerdare, per me ne parlavo nel podcast che sto facendo, di Elisir Podcast, l'ho trovato su Spotify, e stavo appunto spiegando la differenza psicologica fra introversi ed estroversi. Le persone introverse non è che non amano la compagnia, ma recuperano le energie stando da soli e riflettendo dentro loro stessi, cioè praticamente hanno energia che accumulano dentro, mentre invece le persone estroverse stanno bene, recuperano energie e stanno con gli altri, e quando sono da soli invece ci soffrono. Invece un introverso sta bene se con pochi amici ma buoni e se li gode. Cioè, non è che vuol dire che l'introverso sia migliore, non vuol dire nulla, però dico che veramente sono due cose che comunque molto diverse a livello psicologico. Che stare un introverso, magari stare con tante persone, viene, come dire, viene un po' prosciugato delle sue energie. Niente mi terrà lontano da te, mia amata Persefone. Pirito con due O. Perché due O? È l'omino con due O. Che bello, Pirito. Cavolo, sembra un calciatore di calcio. Sembra un calciatore, Pirito, cavolo. C'era uno con un nome simile in Spagna. Aiutami, Coin, chi era quello là? Non Pirito, c'era un nome simile. A me settimana di fine invece, credo che si dice Little Nightmare 2. Ah, ecco, tu, io a me di inizio e te di fine. E mercoledì si finisce presto a vedere Villarreal. Io sono bipolare, sì, mi ricarico stando con gli altri e a volte bisogna star solo e non sentire nessuno. Ma aveva un nome simile, uno che giocava, forse ha giocato nel Real. Pirito, non Pirito, aveva un nome simile a Pirito. Non era Pirito. Aveva un nome con la P. Piredo, forse. Piredo, forse aveva un nome del genere. Calciatore che c'era anni fa, parlo di inizio 2000, 2005, credo fosse Piredo, credo. Ah boh, non me lo ricordo. No, oh, la medusa che pietrifica tutti, questa è una grande disgraziata. Ok, colpiamo la signora medusa. Praticamente sto affrontando tutti gli dei di Smite, gli eroi di Smite, quelli greci, questo gioco. Ci sono tutti, compresa Medusa. Solo che quella di Smite è molto più adorabile. Molto più adorabile quella di Smite. Okay. Cerchio. Lo colpisce la coda, X. Questo è anche il God of War più violento di tutti, credetemi. Il più violento di tutti. Il God of War, quello nuovo, non è così violento. Ve lo assicuro, questo gioco ai tempi mi ha detto, mamma mia, si sono spinti veramente oltre. Oh, buon colpito. Oh, abbiamo la testa di Medusa, quindi. Congelerà i nemici. Ah, li congela, che bello. Sì, è vero, non ho mai visto un God of War così. Ovviamente oggi giochi come The Last of Us Parte 2 li considero molto più violenti, ma molto di più. The Last of Us veramente incredibile. Ok, quadrato. C'è una scena in The Last of Us Parte 2 dove tu vedi il tuo personaggio che ammazza brutalmente una persona e ci rimani lì e dici no, ma non può veramente aver fatto questo. Invece sì. Ok, ce l'abbiamo fatta. E non farò spoiler, perché se lo deve ancora giocare. Da me non arrivano spoiler sui giochi, eh. Tranquilli ragazzi, che con me, ragazzi e ragazze, con me non correte rischi di spoiler.
non vi spoilerò niente. Sono sempre stato contrario agli spoiler, a me spoileravano di tutto. Ecco qua, ce l'abbiamo fatta. Sei tutto pietrificato, arrivato a Meduso. Abbiamo ancora le ali di Icaro. Le ali di Icaro. Se non sbaglio c'era una canzone chiamata Icarus, se non sbaglio, un brano epic metal, ma non mi ricordo come si chiama, Flight of Icarus, credo. Flight of Icarus, Fly of Icarus, qualcosa del genere. È un brano troppo bello, Fly mi sa aiutare sicuramente. A questo non possiamo ancora farlo, questo qua. Le rovi, rapina, c'è la rapina in corso, ragazzi, possiamo partecipare tutti alla rapina, ma si fa punto esclamativo rapina e metteci un numero. Poi si va a rapinare. You? Mi? Chi è? Chi è? Ho sofferto. Pilito! È lui, quello con due O. Questa eterna tortura. Ho capito. Tinder, ma non ha detto Tinder. Non credo che abbia parlato di Tinder. Non mi resta il mio arco, liberami e sarà tuo. Il giocatore del Real, è quello che ti ho detto, Coin. Il giocatore del Real. È lui che ti ha detto. Io ho detto Pirito, ma te lo stavo dicendo. No, mi sembra che c'era uno con questo. In God of War, è quello che ti ho detto, Pirito. Allora c'era Pirito nel Real, l'ho detto prima. Ho detto, ma non mi ricordo se non è Pirito, è Piredo. Ma era Pirito. Come mi consigliate di iniziare One Piece 4? Banana. Bella scelta. One Piece Pirate Warrior 4 è molto molto bello, se ti piacciono i Musou spacchi tutto, 34 giga di puro distruzione. Batman è una grande storia, quelli sono quei giochi con tutta trama, perciò veramente ho bisogno di 4000 per potenziare, devo aspettare. Allora non potenzio ancora niente. Avevo ragione Coin che era Pirito, vedi che è quello del Real, quello che ho detto io prima, Pirito, giocatore del Real. Questo è un enigma. C'è un cinghialotto. Oh, mi brucia, è un cerbero. Questo quanto che cinghialotto. Io che andavo pure da lui a farmi mangiare. Ma va via. Vediamo il. Ero sarcastico. No, ma allora come si chiama quello del Real? Come si chiama? Cavolo, sto impazzendo. Sto impazzendo a cercare quel nome. Non mi ricordo come si chiama quel calciatore. Abbiamo fatto la rapina, è andata bene. Tutti bene? Perché non è partecipato Stefano? Perché non l'ha fatto partecipare Stefano? Comunque io... Voi cosa vi consigliate invece al buon Stefano fra One Piece, Pirate Warriors 4 e Arkham? Vada per One Piece. Io dico One Piece perché sono in fissa in sto periodo, veramente. Sono proprio membro della ciurma ufficiale. Cavolo, me l'ero perso. Comunque Arkham Knight più che altro. Vabbè, ma quella comunque è una saga fatta benissimo, quella di Batman. Ok? Questo mi si distrugge. Il fuoco è troppo vicino. Lo so. Non va ancora bene. C'è qualche enigma da fare qua. Mettiamolo qua. Sì. Ma non ti do fuoco. Tranquillo, non ti do fuoco. Dei rovi, sono infiammabili. Ma perché devo dargli fuoco? Ma non ci penso nemmeno. Non prima di ottenere l'arco almeno. Ho capito come dargli fuoco. Altamente infiammabili, guarda. Perché non l'ha bruciato? Ah, l'ha bruciato. Ah, che figo. Ma quindi lo posso fare? Lo metto qua. Fatemi provare se è così. No, non è qua il posto giusto. Dove posso metterlo? La boss fight. Grazie. Partecipo anch'io, Kevin. La fan One Piece dico anch'io per World Squad. Giustamente. Non so qual è il punto dove devo saltare. Sono in alto, sono in cima e cima. Non ho idea. Dove saltare. Sulla corda magari, sulla corda qua. No, non è sulla corda. Di sopra? Devo metterlo più in là. Attenzione che mi brucio qua.
Ho trovato, è semplicissimo. Tra l'altro devo ancora giocare, anch'io il 4 lo sto giocando, un po' alla volta. Poi se vuoi anche Stefanone, se vuoi, se hai la play, possiamo farci qualche partita insieme, ogni tanto qualche mappa insieme, possiamo farcela. Che col 4 si può giocare fino a 4 giocatori. No, non mi fa andare qua. Ha bruciato. Non posso andare? Perché non mi fa andare lì? Sarebbe bello se no. Ma infatti si può. Ah, Xbox. Ho paura che non abbia lo abbia la cosa che ti permette di giocare. Ho paura. Temo, eh. Ah, ma Rovo. Brucio le cose con Rovo. Vabbè, ho capito. Era più semplice del previsto. Io già pensavo salto qua, salto là. Questo brucio. Sicuramente possiamo bruciare anche questo. Con l'arco però, con l'arco. No. Non si può quindi? Non si può? Pare che non si può. Ma non ho capito, ci sarà mica il modo qua di girare queste cose. Bel mistero, eh. Il primo enigma è, sono già bloccato. La gallina ringraziata era il boss. Ma che colpo di scena è la gallina ringraziata. Secondo me è da far dopo. Proviamoci. Avrò saltato qualche passaggio. Volevo usarlo qua a Rovo e bruciare questo. Probabilmente devo buttarlo giù così brucia questo. No, niente. Si è spaventato. Ma non gli do fuoco, dai. Jack, dimmi, J. Leo. Devi tirare le fiamme. Come faccio a tirarle? Come faccio a tirare una fiamma? La leva. Ma non c'è una leva. Non c'è una leva qua. Non la trovo la leva. C'è una leva? A vedere qua. Qui siamo già andati e abbiamo avuto giù Rovo. C'è. Andiamo a cercare la leva allora. Andiamo a cercare la leva. A me servirebbe qua una leva. Perché così. Congratulazioni, hai appena vinto la lampada del Signore. Grande lampada, grazie per la lampada. Allora, cerchiamo sta leva. Suggerimenti dove posso trovarla, Leo? La leva. Che sia mica questa la leva, no, questa leva. Keep the flames away. Perché uccidiamo quello lì? Dov'è sta leva? Io devo buttare giù un po' di fiamme qua. Un po' di fiamme. Che sia qua. E sto premendo R1 ovunque. Ma di leve non ne vedo. Sarà che è buio. Facciamo un attimo. Impostazioni. Attenzione, Ma le impostazioni? Impostazioni dove sono? Boh, mistero, eh. Bello d'oro. Qua sopra sicuramente c'è qualcosa da fare con questo, però non so dove. Consigli? Suggerimenti? Nessuno gioca a War Thunder? Oh, War Thunder ci ho giocato un pochettino. Stefano, ci ho giocato un po' a War Thunder. Però non ero bravo in quel gioco, ho fatto un po' di tutto. World of Warship, mi sembra che l'abbiamo provato io e Cla, abbiamo provato insieme un pochettino per giocarci. Non era male, non era veramente male, Io dovrei andare qua a tirare la leva, ma è chiusa, devo trovare il modo di togliere queste cose. È quello che volevo fare, la leva è qua. Io abbiamo provato insieme, infatti, l'abbiamo giocato insieme, abbiamo fatto un po' di giochi free.
Io diciamo che come giochi free gioco a Rocket, gioco a Rocket League, non è un segreto che gioco a Rocket League. È molto carino, molto carino. Tra l'altro Rocket League, ovviamente dopo un po' magari può stufare, però giocato in compagnia va tutto bene. Questa gabbia non va giù. Io devo trovare il modo... Perché sta visuale mi fa vedere sta cosa, però? Io devo trovare il modo di buttare giù sta cosa, ma... Non si trova. Posso mica uccidere quello? A me serve che abbia fatto fuoco. O che apro questo. Io ho bisogno d'aiuto, ragazzi. Someone can help me, please? Ok. Can someone help me? If you are English speaking, please write in English in chat. I have no issue. Don't worry, it's my second language. Il mio preferito è War of Warships. War Thunder si può giocare insieme. Ho visto che ha il crossplay quel gioco. Il crossplay. What are you doing? You shouldn't toy like that, Spot. Ho capito Andy, ma non so come, mi dice, vedi che non vuole, se io butto giù queste, lui si lamenta, vedi, non è contento, non capisco come recuperare, mi sta facendo ammattire sto pezzo, qua non posso portarla indietro, dica, vorrà mica farlo di qua, sarebbe strano. Sembrava che si fosse aperta. No, non c'è niente qua. Non è che ho premuto qualcosa e me l'ha aperta? Un peso? Dov'è sto peso? Ho questa cosa qua. Se la fai veloce la si fa. Perché si apre? Ma cos'è che mi fa aprire questo? Guarda che non ho capito. Cos'è che mi fa aprire questo? Boh, non me lo carica. Ah, ok. Non le carica proprio. Ci sarà qualcosa che mi ha aperto? Ah, ma questa cosa qua! Ho capito. Ma dai, veramente! Ma è contorta sta roba, è contorta. Sì, me la apre. Se mi sbrigo ce la faccio. Ok. Devo usarlo più vicino. Fatto. Yeah, era così facile. Ma pensa a te. Grazie, ragazzi. Non pensavo. Oh, arriva il Cerbero. Il Cerbero, l'amico di Cla. Tranquillo, non ti colpisce la bestia. Ne occupiamo noi. Pirito non deve preoccuparsi. Deve tornare a giocare nel Real Madrid. Possiamo usarlo per colpire i nemici. Sì, attentissimo. Per favore, Spartano, risparmio. Ma che bello il gameplay, devi usare il fumaiolo. Sì. Oh, ma adesso so cosa fare, do fuoco tutto. Tranquillo. Non ti facciamo del male. Brucia. È morto. Ok, adesso deve morire anche il cervello. Ciao. Abbiamo l'arco. Brucia, fatto, che bello. L'arco del dio Apollo. Ma gliel'aveva rubato l'arco del dio Apollo. Ah, non usano la magia queste, usano... Ridotto in cenere, Almeno ho risparmiato i soldi per la cremazione. Classica frase di Metal Gear Solid. Si risolve il problema della cremazione. Che succede? Ce n'è un altro qua. Boh, possiamo andare avanti. Ecco qua. Non era mia la battuta. Morto male, morto malissimo. Mi ha chiesto aiuto e non l'abbiamo aiutato a uscire da lì. Kratos è onesto.
Perché non posso... Non è una freccia di fuoco? A me sembrava una freccia di fuoco. Come faccio a dargli fuoco? Perché non va fuoco? Scusatemi, c'è qualcosa che sbaglio? Volevo prendere il tesoro che c'è qua. C'è più fuoco di così, non si può veramente. Quello è fuoco. Quello è fuoco. Che bello però. Oh. Perché non è difficile sto pezzo, eh. Volevo soltanto prendermi sta roba, ma non so. Non so proprio come aprirlo. Ah, devo dargli fuoco caricandolo, facilissimo. Lo sapevo che era facile, Ah, non devo mollare la X. Facile, facile. Poi lascio sta stanza che non ne posso più di questa stanza qua. Aggrappati, Kratos. Ma porco cane. Fin qua. Per un po' di tesoro. C'è una roba segreta qua. C'è un forziere. Piuma di fenice. Ci dà la magia. Ok. È fatta. Andiamo via, dai. Ora possiamo dar fuoco alle roveri. Ok. Ce la facciamo. Siamo potentissimi con Kratos. Visto? Brucia tutto qua, si dà fuoco alle persone, abbiamo dato fuoco a Pirito, ex calciatore del Real Madrid, insomma, non credo che lo si chiamava così. Chiunque sia, si chiama Pirito, aveva la faccia da Pirito, quindi in pratica... Ah, ma che io conosco la Pirite che è fatta col fuoco. Ironico, eh? Ironico, la Pirite è fatta col fuoco e lui si chiama Pirito e è andato a fuoco, mi sembra giusto. Arrivo subito, metto sotto carica il cellulare, vi lascio un attimo con... Un discorso importantissimo. Devo mettere sotto carica il cellulare. Oggi l'emergenza è bloccare Jack Leone Max. Ma com'è possibile? Chiudiamo i parchi pubblici, chiudiamo i bar, chiudiamo i pub. Ti trovo a passeggiare sul lungomare, ti trovo stravaccato sulla panchina. Ti obbligo a questo punto a stare in quarantena per 15 giorni. Eccoci qua, ce l'abbiamo fatta. Dopo il decreto. Oh, grazie, Con. Quanto è bella. Chloe che canta, La melodia suona all'infinito, la voce canta in dolore e perdita. Conosco fin bene tutto ciò, ma non posso sopportarlo. Ma perché c'è il suono di neonati? E quando la voce... Canta di speranza, conosco la vera angoscia, di ciò che non potrò mai avere. Dimmi che non tornano le neomelodiche a questo gioco. Non voglio le canterine. Guarda, Guarda, Cla, guardami, Visto? Abbiamo bruciato una persona che pregava. Ma dai, ma cos'è sta stanza? C'è un segreto. Corno di Minotauro. Aumenta la potenza. Questa è una roba nuova. Quindi era una stanza speciale questa. Vabbè. Pensavo ci fossero segreti di segreti. Grande coin. Sì, sempre grande coin. Cioè, ragazzi. Che bello avervi qua a chiacchierare un po'. Mentre si gioca. Ci divertiamo. Così tanto tempo. Ecco qua. Dai, che vinciamo tutto. Abbiamo bruciato una esatto. Erano di mitologia greca. Lo devo cancellare per ovvie ragioni, però. Ciao Rita, grazie per il Kratos Warrior. Grazie. Ah, le arpie.
quindi posso lanciargli addosso. Ma quanto sono più forti? E fuoco? Che bello! A me face... lo so, faceva ridere però. Sai com'è? Non si sa mai. Ok. Ah, ma questi si schiantano, cavolo. Esatto. Ma mi ammazzano, ma sono fortissime. Ma andate via. No. Cioè non devo neanche fare impegni qua, perché. Non devo neanche impegnarmi. Cioè, le attiro e le distruggo. Facile, facile. Mi sa che sto gioco è più corto degli altri, eh. Mi sa che sto gioco è più corto. Ah, ma c'è la musica alta. C'è la musica molto alta. Non mi avete detto. Jack, ci stai uccidendo i timpani. Non ce l'hai detto. Non me l'avete detto. Mi stavo distruggendo i timpani con la musica alta. Mi segnava rosso. Ancora questa. Mutilazione, addirittura. Che roba è? Chiedo scusa. No, no, tranquillo. Ma va, tranquillo, Coin, figurati. Seba ha scritto di peggio, tranquillo. Seba ha scritto di peggio ed è moderatore, quindi non ci sono problemi. Stasera, fra l'altro, farò il debutto da moderatore del canale di Coin, eh. Perciò mi raccomando, ragazzi, stasera Coin che gioca Little Nightmares. Ovviamente non voglio... Dirò anche di seguire anche Galvo, perché si può seguire due persone contemporaneamente. Si può seguire con due persone, quindi si può seguire entrambi. Scusatemi, 5 secondi. Ma da fare la fiaccolata di essere umano... ma non sarebbe male, non sarebbe male. Fiaccolata intera. Grande Max. Perciò non voglio dire seguite uno e non l'altro, eh. Non mi permetterei mai, ma proprio mai, veramente, di fare una cosa del genere. È molto, molto brutta la cosa, quindi non la faccio ad altri. Non fare ad altri ciò che non vuoi che sia fatto a te, ma non è solo per quello, proprio perché... è brutta, è brutta. Ok, comunque sia, invece, dicevo, appunto, Coin con Little Nightmare, lui a Camurocio con... lasciati cadere, ma sì. Ma davvero non lasciami cadere? Ma io l'ho seguito! Io l'ho seguito alla lettera, ho detto, facciati cadere! Impaliamo se non li seguite. E invece, alle 20.30, momento emozionante, perché stasera parleremo su Lisir Podcast, che è l'altro canale nostro, faccio lo shoutoutino, tanto non è un segreto, sto canale è un podcast con Jack e Cla, praticamente Jack e Cla, parleremo di Dragon Ball, quindi sei un folle, quindi assolutamente non può mancare il nostro Dragon Ball quotidiano. Ok, veramente, siamo arrivati. Un'aura potentissima, vero Cor? Ma tanto sapete che sono brevi le nostre live, durano un'oretta, non vi annoiamo con lunghi discorsi. Al pomeriggio invece le facciamo da circa mezz'ora. Oggi c'è stato Cla che ci ha raccontato la terminologia, incredibile, trovate tutto su Spotify, su Spotify, Elisir Podcast. Faccio anche sentire una demo, un secondo, Alexa, riproduci ultimo episodio di Elisir Podcast. Fate. Ecco Elisir Podcast, da Amazon Music. Ecco la stagione 1, episodio 9, Extra Time, glossario cinematografico parte 2. Buongiorno a tutti e benvenuti a questo nuovo episodio, a questo nuovo Sentite, podcast. Dove appunto riprendiamo il glossario cinematografico. Come non sento? Questa volta abbiamo fatto dalla lettera A alla lettera D. Non si sente? Oggi invece andiamo con la lettera dalla lettera E in poi. E partiamo sul... No, non abbiamo le stagioni. Allora, gli easter egg anche per chi... Ma si sente? È nel mondo dei videogame, sa benissimo cosa sono. Sono dei piccoli extra nascosti nei film. Visto che roba. E ce ne tanti nei film, quindi... Cioè, potete anche sentirla dalla vostra Alexa. Ripeto anche in Alexa, volume 8. E videogiochi, Poi abbiamo l'editing. Anche questo è il termine inglese per il montaggio. Quindi niente di... È Cla che parla. Si sente la voce Cla. Il montaggio che voi dite. Editing. Appunto, ci lavora anche lui. Effetti speciali sappiamo benissimo cosa sono, quindi senza bisogno di ulteriori spiegazioni. Effetto trama.
si verifica quando ad una stessa sequenza o fotogramma filmico viene sostituita la musica d'accompagnamento. Alexa, stop! Vedete che quante cose che si imparano. Voi avete, magari state facendo i vostri lavori, state pulendo la casa con l'aspirapolvere, vestiti come Freddie Mercury in I Want to Break Free, e nel frattempo vi ascoltate Cla che vi racconta il cinema. Domani politica, si parla, non politica ovviamente, storia politica, storia, quindi neutrale. Magari fate sì, beh, oddio, non credo, penso che le signorine sarebbero, se appena sentono la voce di Cla, penso che probabilmente anticiperebbero troppo i tempi. Ho la voce di classe, ecco, immagino già il fidanzato che entra, e senti lei, la gioia, e dice, ma non è anche iniziato, ma sto ascoltando l'Easier Podcast, sto ascoltando l'Easier Podcast, ovviamente. Sei ora, ho detto, non so se sono... No, vabbè, la coin, ovviamente no, non dico nulla, ma... Meglio che guardare dallo specchio. Ma quella è una moda, lo fanno tanto. Ma facciate copie con la fidanzata con l'idraulico. Ho sentito che è una moda, molti vanno di moda, dicono, ma facciamo così perché è divertente. La fa colpo su tutte. Quasi tutte, sì. Quasi tutte. Ok. Io una volta ho fatto un sogno incredibile di Cla che tipo faceva colpo su due bionde, entrambe. No, come le CSJ, ma no, ma non ci sono belle brutte, sono tutte belle, tutte brutte. No, oddio, tutte brutte è offensivo, no, devo dire tutte belle. Non ci sono belle brutte, ci sono o ti piace o non ti piace. Almeno in privato dillo, come non dici nulla? Come non dico nulla? No, io dico tutto, non è vero, non mi trattengo mai, io dico sempre troppe cose. Mi stavo dicendo che ho fatto un sogno che Cla veramente ne aveva conquistate due, mannaggia, due, non una, due. Pensa a te. Sulla targa è inciso un messaggio. Coloro che vogliono essere giudicati hanno pure affrontare le prove di Erebo. Oh Erebo, oh ciao Erebo, quanto tempo. Questo è un pezzo difficile allora, Pezzo difficile Erebo. Sono delle prove. Prova 1, i dannati. Alimentati dalla paura, i perduti del mondo superiore non hanno un luogo in cui fuggire dai propri peccati. Sconfiggi tutte le anime perdute, gli schiavi che ne determinano il destino. Erebo, sì, più o meno ho capito cosa intendi, se cambi una lettera. Ma sono brave persone queste, perché l'ho ammazzata? Lasciaci andare. Io non devo ammazzare loro, ammazza questo. Han preso. No, ma me li fanno rinascere. Aia. Almeno abbiamo capito cosa sono quei mostri. Dopo la frase sul fuoco non hanno grammato. Esatto. Capite cosa intendi? Allora diamo fuoco, boh. Allora dobbiamo dargli fuoco. Inutile. Fantastico. Ok, ci siamo. Due colpi in padella. Sono morti? Ancora te. E la prima parte è andata. Ciò, andiamo avanti. Prova 2, i perduti. Ma manco me ne accorgo se ci provo. Ma neanch'io, là. Perché le anime dannate di Ade continuano a cercare la salvezza quando sono dannate in eterno. Uccidi tutte le anime erranti prima che si trasformino nell'esercito di Ade. Ok? Prima! No, prima! Oh, ma ha cambiato aspetto. Non è una bella cosa. Quindi colpiamole. Non voglio che si trasformi. Aia, fa male questo cornutone. Questo minotauro. No, ma diventano mostri là in fondo, devo evitare. Aia, brutta situazione. Ok, ce l'abbiamo. Cerchio. Oh,
te! Non te, Sergio! Te con Sergio! Ma dai, mi mena questo! Ho finito la magia? Brutta cosa! Aia, sono cavoli amari! Ma molto amari! Se mi vanno di là si trasformano, oltre a me! Ecco qua, allarme, allarme, attenzione! Esatto, allarme, sempre allarme, ok. Ecco qua. Dai, 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 che ce la facciamo? Ok, colpito. Pugnalato il Minotauro, otterrai sempre sfere di energia. Avete capito, bisogna farla così. Ah, ma sono gli ultimi, questi sono scarsi, dai. Sono i semplici bottoni, i bot, rosso di sera. Non posso leggerla, Alex. Ciao, Alex. Non posso leggerla, per ovvie ragioni. Non la potrò sorreggere. Ok, come stai, Alex? Come stai? Stefano ride. Voglio dire, se qualcuno non se nessuno si offendesse, potremmo anche leggere, ma quale gente si offende? I prescelti, prova 3. Per entrare in campi elisi non bastano forza e perseveranza. Fatti avanti per affrontare il giudizio. Dimostra di essere degno. Distruggi tutto. Cosa? Tutto? Tutto? No, c'è di nuovo la medusa. Ok. Ok. Dai, ci siamo. Colpiamola bene. Io la voglio colpire lei, che almeno mi paralizza tutti. Ah, rosso di sera, Jack, una buona cena si spera. Ma veramente, veramente, si spera, si spera. Mi sa di no perché c'è ancora da andare a comprare roba, quindi praticamente non penso che sarà una cena eccezionale. Ma si mangia, qualcosa si mangia di sicuro. Ecco qua, abbiamo paralizzati. Okay. Perfetto, ha funzionato. A me creano più problemi le arpie che questo, sinceramente. Aia, fa male però. Tra il dire e il fare Palermo scompare. Ma questo si può dire, non è offensiva, dai. Non è offensiva. Questa non è offensiva. Tanto non è che sparisce, eh. È un bellissimo posto, per fortuna. Sicilia. Ne esce sempre con delle perle. Ma Alex. Alex è un buon studioso. Poi è stato sospeso la settimana scorsa. È stato sospeso pure, quindi. Una combinata grossa. Diamogli fuoco, dai, diamogli fuoco. Ma come brucia? Guarda come brucia. Chi è che mi mette lava lì? Lo faccio io. Cos'è combinato? Non ho combinato niente. Ah, l'Alex, Alex. Ah, boh, non credo che possa dirlo perché l'hanno combinato. Parlava di come rastrellava il terreno. Roba di contadini, ma non hanno capito. Non hanno capito che parlava di contadini. Molto tempo per pensare, solo per sta cosa. Sì, eh beh certo, Cla, ma ti pare che puoi parlare di cose? Ti pare che puoi parlare di cose in una scuola? Scuola non si parla, non c'è la libertà. Ma quale libertà? Non esiste libertà di parole. Non ti hanno sentito, una nota comunque. Hanno tagliato la sua libertà, vuol dire. Ordine di Zeus, mortale, affronta il giudizio finale. Reaeco ti reputa impuro. Ah, i giudici qua. È Radamante, ti giudica degno. Grande Radamante, sei un grande. Minosse deciderà lui. Decidi che sono un bravo uaglio. La nota se la mette di dietro, ha messo la nota. Futura voi. Quindi non so. Minosse non sa. Non puoi rompersi. È vero, mi serve il Cestus. Aspettiamo. Vuol dire che Minosse non mi farà uscire dall'Ade. Vabbè, aspettiamo. Cavolo, ma Radamante è un grande, il primo è un disgraziato che non giudica degno non giudica degno il Kratos, lo siamo matti. Un altro gli ha scritto che parlava dei russi, non stava di nulla, poi la prof sente le voci. Infatti. Ma poi scusami, non si può parlare dei russi, non si può parlare di quello che succede? Cioè, non si può parlare di quello che succede nel mondo, è vietato? Magnifica statua di bronzo. Una giovane ragazza. Posso andare giù? No. Non ancora. Kratos ha disimparato a nuotare. Che cavolo. Non nuota più. Di sicuro che premo più i tasti, non nuota più. Allora andiamo di qua. Dobbiamo convincere Radamante. La prof è russa.
E solo per quello non se ne può parlare. Scusa, se si chiamano fatti di cronaca e contemporanea, penso che si possa parlarne. E che cavolo. Mica ha insultato lei, non ha insultato nessuno. Non ha insultato nessuno. Comunque, ragazzi, vi invito a vedere il trailer del canale su Twitch o su YouTube. C'è un trailer pazzesco del canale, selvaggissimo, selvaggissimo. Cos'è? Ah, qui ci vuole il Cestus. Non possiamo ancora farlo. Arriveremo. Infatti. Ma io dico che secondo me i ragazzi fanno bene a parlare, a scuola impari a parlare di politica, perché parli fra amici, ti informi, ti documenti, poi magari le prime idee sono abbastanza grezze, ma poi un po' alla volta uno si fa una sua idea. Passo dal ciel che inizio a cucinare, grande coin. I giudici, per mandare il campidisi, ma io veramente non voglio morire, voglio andare in vita, voglio tornare vivo. Oh, non puoi tornare vivo, sei morto, veramente. O comunque Kratos è super degno, altro che indegno. Vabbè, dai. Ti teniamo qua, non posso farti niente. Senza il cesto, non posso farti niente. Questo, posso farci qualcosa. No! Non è servita? Abbiamo fatti saltare. Mi sono girati, ma c'hanno il Piero Angelo. Che sono? Gli amici di Piero Angelo? Non c'è da nulla. Passo una bella serata, bro! E buona live con God of War 3. Poi domani ti invio su Telegram il quarto episodio della serie di COD ambientato allo sbarco in Normandia. Non vedo l'ora, Andy. Quanto dura? Dammi solo un'anteprima sulla durata della puntata. Quanto l'hai fatto durare? Grazie ancora. Andy, potete trovarlo come non come streamer, come portatore di contenuti su YouTube. Su YouTube. Su questo canale. Grazie ancora, Andy. 40 minuti, fighissimo. Colpito. Andy continua così. Oh, Andy è costante. Mi piace Andy. Sto facendo il suo impegno, veramente. Ce la metto tutta, se la metto. Ecco qua. C'è qualcosa di segreto qua? C'è qualcosa di segreto. Però non so cosa devo fare. Vedete che c'è qualcosa. Nel 2 c'era una cassa segreta quando c'erano sti effetti, ma bisognava fare qualcosa per farle comparire. Vabbè, facciamo dopo. Ma qua non vale. Prima provo qua. Ma ci sono dei segreti anche qui. Vediamo un po'. Grazie ancora, Andy. Grazie ancora. Ma vediamo qua. Destra. Ok. Bambini che piangono. Ammazza. Pure i bambini sono finiti nell'Ade, ma, sì, ma mi sembra normale che pure loro finiscono nell'Ade, creature innocenti. Grande Alex, sentilo qua, lo vuoi, so che lo vuoi. Bro. Ecco qua, e vuoi anche un Sephiroth, perché no, se credo. Che potenza. È o non è il sound più bello? Chloe, scusami, ti ho bloccato col Sephiroth, Nico. Riprovalo. Potenziare le armi? Posso potenziarla, finalmente. Le lame dell'esilio. Are... È il longer, grazie. Grazie, Nico. Ciclone del caos e ciclone del caos in aria. Ariete di Argo, para e premi quadrato. Bello, contrattacco del vello d'oro. Finalmente, possiamo usarlo. Finalmente, arco di Apollo. Buono, tanta roba, guardate qua. Queste sono le lame dell'esilio. Abbiamo anche l'arco di Apollo. Che non ce l'ha dato Apollo, ma ce l'ha dato quello. Ce l'ha dato Pirito. Oh, provo a chiedere anche a te, Alex. Ho chiesto a Coin, ho detto, ma non c'era un Pirito o un nome simile che giocava nel Real una volta? Chiedo anche a te, Alex, che magari ti viene in mente. Siete voi due gli esperti di calciatori che sanno tutto. Questo secondo me è l'ora di fuoco. Devo dare il fuoco? No, stranamente no. Ecco, Pires? Forse, bravo Nico. Oh. Tu non sei mia figlia, come no? No, ma so chi sei, è vero, non è suo figlio.
So chi sei. Saresti venuto. Ex Arsenal. Infatti non me lo... Quanti anni fa? Sei fuori strada. Impazienza, Kratos. Tanti anni fa, lo so. Ah, compagni Berka. Per me è come se fosse ieri. Non è come se fosse ieri. Quindi non c'è dato il potere alla ragazza. Ancora problema. E questo? Mi sa che mi sono perso qualcosa qui, no? O ce l'ha dato? Non ce l'ha dato, non ce l'ha dato. Scusate, eh. Ci deve essere qualcosa da far qua. Sicuramente. Cosa sto facendo? Cosa sta facendo, signora? Ok. Ah sì, è vero. Comunque me lo ricordo. Beh, Bergkamp, gran calciatore quello. I tempi dell'Arsenal, perlomeno. Proviamo ad andare di qua. Io c'è ancora una cosa che non ho aperto. Tanto vale provare. Tanto vale provarla. Ed è questo. Questo qua che c'è a destra. No, questo è per un tesoro. Ok, per un tesoro. Non ti ho mai visto giocare a FIFA. È un bene per te, perché io ho giocato a FIFA con Kla. Ho visto... quello lì era PES. Quello era PES 2020. È un gioco che portavo 2 anni fa. Lei ha mai visto lavare qualcuno col fuoco? Sì, ho visto il film Pompei. Lì venivano lavati col fuoco. C'era il Vesuvio che... faceva barba. Incendi. Devo andare nei Campi Elisi ora. Sarà più bello. Manca la mia famiglia. Perché sei nell'Ade? Il Chievo di Max. Ma lì era la cosa della bagna cauda. Ho detto, oh, non ci credo. Ho segnato con la bagna cauda. Sì, era Gose. FIFA mi ha visto giocare Alex. Purtroppo FIFA... Sono scarso come la miseria. PES no, mi divertivo, cavolo, PES col Chievo. Chievo in Serie A. Terzo posto col Chievo. In Serie A, gattina nera. Avevo preso della gente incredibile. Chievo di Marco. Poi sono passato a una squadra... l'unica che mi ha assunto decente. In realtà non era decente, è una squadraccia, però... Però mi ha assunto, vabbè, abbiamo accettato. Emanuel Sabbi, che leggenda! Mannaggia, Sabbi è il migliore. Sabbi, mio giocatore preferito di FIFA ormai, Sabbi. Che come correva lui, tutti camminavano così, e lui schivava tutto. Il Milan, no, era l'Inter la squadraccia che mi aveva assunto. L'Inter, no, ma che Milan, non scherziamo. Quindi la giovane ragazza è quella che ci ha contrattato prima. Io penso che ho saltato qualcosa, non vorrei dirlo. Perché non credo che possa fare qualcosa se non ho ancora... Non mi ha dato niente, confermo che non ho niente. Andiamo di qua. Non mi risulta che l'Inter si... lo so, ma io ci ho giocato nell'Inter su PES 2020. Ho anche vinto lo scudetto. Poi ho vinto anche lo scudetto, è incredibile. Cioè, voglio dire, è normale, anche nella realtà l'Inter ha vinto lo scudetto... Quell'anno l'ha vinto anche l'anno dopo, quindi è tutto vero. È come nella realtà, ha vinto gli scudetti come nella realtà. Jack, no, come no? Ho detto che l'Inter vince lo scudetto, come no? Dovresti essere contento. Oggi sulla Gazzetta ho passato l'articolo a Kla. Sulla Gazzetta ha detto, sarà l'Inter a decidere chi vince lo scudetto. Ha detto, se vincono 8 partite, cosa che non capita mai, praticamente, nessuna squadra. Ma cosa devo fare? Ah, ma c'è la corda, ma boh, che roba. Ma che roba ittosa, mi ero dimenticato la corda. E dai, è la verità, io sono onesto. Ti dico sempre la verità. Quest'anno vince l'Inter. Easy, E lo vince il Milan, magari Nico. Cavolo Nico, ci vorrebbe proprio per pareggiare i conti e andare a 19. Se mio nonno avesse 3 palle sarebbe una carriola. Ah, ma Michael Jackson, la situazione di Michael Jackson quella. È la situazione di Michael Jackson, me lo ricordo, aveva detto Michael Jackson, vero Kla? Non mi ricordo se era Michael Jackson o Enzo Paolo Turci che aveva detto quella frase. Il Milan recupera, vince anche la Champions. La Champions non può vincerla! Jack Milani... Coin, ma non hai mai saputo la mia squadra? Coin, scusami.
Come non hai mai saputo la mia squadra? Cos'è quello? Cos'è quello? Cos'è quella roba? Un orologio? Cos'è? Cos'è? Scusa, fatemi prendere una cosa. Interista io? Che cosa? Io interista? Ma non è vero, eh? Ma come sono interista? Ma da quando? Ma come sono interista? Era quello il baio, no, sono interista. C'è il numero 9, c'è pure le cose del numero 9, numero 9, leggendari numeri 9 del Milan, Filippo Inzaghi, insomma, è chiaramente Inzagol. Cioè, io veramente ho tutte le robe del Milan, ma Jack interista, scherzo, orgoglio della provincia. No, io purtroppo non l'ho sostenuto abbastanza la provincia, sono onesto, non voglio prendermi i meriti, ah, io ho sostenuto la pro, no. Jack interista, accuse incredibile. No, beh, pensare, dei colori pensavo fosse dei tifoso del Foggia, ma il Foggia mi sta simpatico, eh. Alla faccia. È una faccia. Allora, ma, voglio sapere, ma come sono le facce? Come sono le facce? Allora, ho una faccia da interista. Penso che da parte tua sia un complimento. Allora, io penso che quest'anno il triplete lo fa il Milan. Sì, cose che il Milan non saprà mai fare in carriera, il triplete. Magari. Allora, la faccia da milanista. La faccia da interista. Che ci assomigliano, eh? Questo qui, milanista, interista. Milanista è più vicino al popolo, interista invece, beh, classe comandanti, insomma, diciamo, quelli che comandano, dirigono tutto, i grandi guru delle aziendali. Io invece sono più classe operaia, lavoratore, catena di montaggio, fare le scarpe di gomma alla gente. Fascia da Juventino. Io sono il tuo dio perché tifo Juventus. Fai bene perché comunque la Juventus secondo me spaccherà nei prossimi anni. Il proletariato risorge in questa live, magari. Però io lo dico sempre, uno così vicino alla classe operaia non può essere interista, non può. Già è comunista, no, non sono comunista, no, stranamente no. Tecnicamente tendenzialmente sono indipendente. Ci stavo pensando, stamattina mi sono svegliato col pensiero, cavolo, dovrei entrare in politica. Poi ho detto, ma io non verrei mai accettato da nessun partito perché io non ho le idee di qualsiasi partito. Stai parlando di lavoratori? Io sto parlando dei lavoratori perché io sono sempre a favore dei lavoratori. Sempre stato dalla parte. Non si può dire, no, infatti non sono comunista. Esatto, io assolutamente mi dissocio, perciò veramente non, assolutamente no, Io non ho detto, io non sono comunista, stai parlando del laboratorio. Prima Which passo io mi dissocio all'Accademia da delle quanto Belle Arti appena è di stato detto, eh. Beh, io ho l'archetipo psicologico, l'archetipo della mia psiche che è INFJ. Voi cercate. Alex, fai una cosa, ti do un compitino, cerca INFJ People e scopri chi c'è. Scopri chi c'è per questi, se vedi qualcuno che conosci. Non scrivermi il nome in chat, divertiti. Io sono un INFJ, quindi in pratica ho la stessa mentalità dei santi e la stessa mentalità dei mostri. Sono vicino praticamente al meglio e al peggio della storia dell'umanità. Ma anche il peggio, anche il peggio. Bella sta musica. Ah, mi ha tirato una cosa addosso. Viva Sparta! Sei Devilman, Devilman era figo perché il concetto è che lui poteva distruggere tutto, ma aiutava la gente. Era un grande, forse uno dei miei eroi preferiti perché veramente diverso. Io vorrei una politica dove io comando tutti e senza opposizioni e con squadre di persone armate di bastone per far rispettare la democrazia. Cioè, la democrazia sei tu la democrazia. Ovviamente sei tu la democrazia. No, non posso. Devo cancellare quel nome, Alex, abbi pazienza. Comunque Alex, ti ho dato un compitino, INFJ People, vediamo un po' se mi trovi, quelli con la mia psiche, quelli con la psiche simile alla mia, il mio archetipo, comando e basta. Ma chi? È una persona, è Cla che vuole diventare un grande politico. Cla. Io invece non sono in politica, mai stato in politica in vita mia. Non avrei nulla in realtà contro, perché fammi provare. No, ho sbagliato. Statemi vivi. Devo usarvi come cavi. Ho sbagliato. No, non voglio ucciderli. Voglio fare una mossa speciale. Scrivo democrazia sui bastoni. Vabbè.
Esatto, è quello che fa ridere. Jackie ha cancellato. Io ho cancellato. Ecco, esatto, è proprio quello. Lo so chi c'è lì dentro, Alex. Lo so benissimo chi c'è lì. Questo qui è il mio profilo di personalità, eh. Ripeto, 1% della popolazione mondiale ha l'INFJ. Introspettivo. Judgmental. Alex, sensibile. INFJ. Percettivo, quindi insomma, sacco di roba. Fammi vedere. Però ha anche dei difetti, tipo che se si fissa su qualcosa, se pensa che sia per il bene della nazione, potrebbe causare il più grande disastro mondiale, un INFJ. E sono bravissimi a fare politica. Parliamoci. No, ma Alex, la cosa col nome del partito ho dovuto farlo, però quello non te lo cancello, non te lo cancello mica, è INFJ. Cos'è sta roba? Comunque hai visto, Alex, chi c'è in quella lista? C'è il Mahatma Gandhi, c'è fra gli altri. Carl Jung, che è una persona che io adoro alla follia. Carl Jung, per me, è uno dei più grandi di sempre. Ma perché? Dove sono finito? Ho rifatto la strada al contrario? Strano. Non me la ricordavo sta strada. Allora, andiamo qua. Vola! 619! Ok. No, ancora questo. Brucia. Ma mi colpiscono, no. Sono proprio dei disgraziati questi. Finalmente a fuoco. Ops. Vabbè, peggio per loro. Non per forza quel partito, no, potrebbe essere. Non sono appena mi. Ma no, c'è il bestemmione! Ma c'è il bestemmione, Alex! Ah, il pagamento. No, Nico! Il pagamento deve arrivare a una quota. Non posso dire qual è la quota, ma posso dire che deve essere. Deve essere con due zeri quella quota. Devi arrivare a una quota. Ma c'è scritto, devi andare su Analytics e ti dà il 12, stando dopo il 15. Non si può parlare di guadagni, esattamente. Però si può dire che su Analytics hai tutte le informazioni che ti servono. Poi ti posso scrivere in privato, ti spiego come funziona, ma non si può dire pubblicamente, ovviamente è vietato dal regolamento. Pena levirazione, può essere, non si può essere capitale, si può essere capitalisti, sono io che. Ma io ritengo che i soldi, se usati bene, fanno la felicità. Se usati bene, i soldi fanno la felicità della gente. Devo sparargli? Fatemi vedere. Boom! Here comes the boom. Infatti fuori, no? Io farei beneficenza a me stesso, ma no, ma io veramente sarei uno di quelli che quei soldi cambierebbero il mondo. Ci proverei, Poi non ci riesci, però ci provi, uno ci prova, è chiaro. Ma cadono, continuano a cadere. Allora non va messa qua. Proviamo. Secondo me va messa qua. Sto cercando di capire dove va questa. Jack cambia il modo finanziando il partito di Seba. Potrebbe essere un'idea se trovassi che è quello giusto. E proprio per questo voi ragazzi dovete opporvi, dovete parlare altro che. Ma infatti dovete parlare. La prof non può dirvi. Tu devi andare dalla prof e devi dire alla prof. Professoressa, a me non me ne frega nulla se lei è di qualsiasi posto sia. Se stanno succedendo delle cose nel mondo, noi ragazzi abbiamo il diritto di parlarne, di ciò che succede, senza essere censurati, perché la libertà è più importante, la libertà di parola ci fa sviluppare il pensiero. Se non ce lo permettete, allora siete dei... E non posso dire quella parola. Veramente. Perché non può impedirti di parlare di queste cose. Non può. È scandaloso, veramente. Ho capito cosa c'è da fare qua. Ho capito tutto.
è una gita nello spazio. Ma Elon Musk è una di quelle persone che io adorerei frequentare, secondo me. È una di quelle persone che veramente, Elon Musk, da passarci le serate insieme è un divertimento assoluto. Tra idee geniali ed altre, ma io gli do il prototipo della gallina meccanica, la gallina meccanica, gli faccio creare una gallina che balla e che va nello spazio. È una roba incredibile, diventa la mascotte della SpaceX, diventa una gallina. Ditemi che non è una bella idea. E lui mi dice, a me non leggi? Io piglierei il Perugia e rifarei gli acquisti assurdi come faceva Gaucci, un grande Gaucci. E anche Serse Cosmi era un grande allenatore, mannaggia. Ah, ma questi mi sparano una cosa o mi distruggono? Stare attento. Devo stare attento a non farglielo distruggere. Volevo far tutto. Esplodi. Ok. Ma devo buttarlo giù. Sì, devo buttarlo giù. Vadi. Non ci schischi. Ecco qua. Posso buttarlo giù da qua? No, non posso. Ma da qui sì. Umana, che roba. Esploso tutto. Là, voglio un portiere del Brunei. La difesa con 4 taiwanesi a centrocampo. Benin, Somalia, Eritrea e Djibouti. E infine come porta un paraguayano. Oh, un paraguayano in porta farebbe grandi cose. Sono morto? No. Sono salvato per poco. Grande. Ciao Coin, grazie di tutto Coin. Michael Bay, spostati, veramente. Ma veramente io veramente vorrei la federazione di wrestling. Io conosco uno che nel Lazio amava talmente tanto il wrestling che si è fatto la sua federazione. Mi sembra di Latina, credo di Latina, una federazione di Latina. Lo conosco poco, quindi non è che posso parlare molto, però questo è vero, che con la passione e i soldi ti puoi fare delle cose incredibili. Se hai passione e hai soldi, puoi unire le due cose insieme. E chi ha detto che uno che ha i soldi non può usarli? Assumerai gente per picchiare i politici. E c'hanno le guardie del corpo, Mi sa che qualcuno ci ha già provato, però. Non so se funzionerebbe. Ma perché picchiarli quando puoi sostituirli e metterci politici un po' più decenti? Io piglierei politici decenti, perché appunto, quindi tanta gente, lo so. La rivoluzione, no, non voglio la rivoluzione. La rivoluzione finisce. Qualcuno perde sempre la vita nelle rivoluzioni, purtroppo. È la cosa più brutta, quella. Ma perché sta roba mi ha dato solo del tesoro? Io volevo andare avanti con la trama. Ti ricordo che siamo sempre nell'Ade, quindi siamo nel mondo dei morti. E ci sono le mano morte, ti fanno la mano morta. No, vabbè, questa era brutta, vero? Questa era triste. Anche i morti sono tristi. Cos'è? Andiamo su. C'è qualcosa, qualche segreto qua? Per me c'è qualche segreto. No, niente, nessun segreto. Okay, andiamo avanti. Basta. Abbiamo così vinto l'Ade. Ma picchiare non fa mai male, cioè voglio dire, comunque picchiare. Io invece, a me piacerebbe farmi dei discorsi con i politici, chiacchierarci proprio, chiedere, ma ci credete davvero nelle cavolate che dite? Ci credete davvero? O lo dite solo perché fanno ascolti? Perché io me lo sono visto un politico, era entrato in azienda, sto qui, ha detto alla tipa che lavorava lì, ha detto, dovresti votarmi, ha detto, ma tu pensi anche al bene della famiglia, faresti qualcosa per me e mio figlio? E lui ha detto, ma certo, io aiuto proprio le persone come te, e io stavo per dire, tanto tu lo dici così a tutti quelli che ti chiedono perché vuoi il suo voto, e lei ha detto, allora ti voto, vedi che roba, cioè, dicono quello che la gente vuole sentirsi dire, è quello il problema. Perciò non mi chiedo se veramente credono in quello che dicono. Gente che crede in quello che dice ce n'è. Non significa che quello che dicono sia giusto, però ne ho sentito qualcuno che crede a quello che dice. Uno ad esempio, vabbè, lo posso nominare, tanto questo cosa fa l'1% se lo fa, non fa neanche l'1%. Uno che crede in quello che dice è sicuramente Marco Rizzo. Marco Rizzo, Partito Comunista, crede veramente a quello che dice, perché lui veramente ci crede a queste cose. Ti fa delle uscite che sembra di sentire una persona degli anni 80,
cioè non è che dici cavolo siamo nel 2022 o negli anni 80, però lui ci crede a quello che dice, lui ci crede, per crederci ci crede davvero, ecco. Che quello che dice sia buono o non buono giudicate voi, io non mi permetto minimamente, però che lui ci crede secondo me sì, perché sono quelle cose che in realtà ti alienano il voto, ti alienano, ha già la musica fammi entrare, altro che wrestling, sì sì, grande Cla, mamma mia, ma nel wrestling e mandiamo Chloe nella divisione femminile, Chloe, mamma mia, se esistesse soltanto davvero Chloe avrei già assunta. Colpiamoli tutti. Ma appunto, tanta gente, è vero. Ah già. Mannaggia. Ma che poi veramente, ma sapete, fare un revival del boom del wrestling in Italia? Con i soldi si potrebbe fare. Il problema è che senza soldi non puoi sponsorizzare, non puoi mandarlo in TV, le pubblicità. Ma pensa a mandare in pubblicità le TV degli eventi. È uscito il nuovo show di Jack Leone Max. Che ci sono tanti combattimenti nella gabbia. Gente che combatte, l'uomo gorilla, l'uomo leone, l'uomo vampeta, ecco qua. E vediamo Cla che entra con la Jimmy di vampeta e dice dai sono il più grande calciatore della storia. Veramente, non è vero il miglior, però è stato decente. Comunque io non so, sono ancora sconvolto sul fatto che Cole mi riteneva interista, ma io non ho mai detto, come chiamare questo settimanale? Ah beh, allora io quando ero in IFED avevo chiamato due show. Uno era Bloody Desperation, nomi creati da me. Questo qui era creato da me. Poi c'era Extreme Hell, ma non l'avevo creato io. E alla fine avevo creato anche Death Shiver, che vuol dire brivido mortale. Erano i tre nomi degli show, praticamente. Bloody Desperation, Extreme Hell, Death Shiver o Deadly Shiver. Deadly Shiver è brivido mortale o non brivido di morte. Sono nomi, erano nomi che richiamavano, ma era un periodo del rock, del wrestling con rock. Non è il periodo attuale. Oggi non userei roba che richiama la violenza, oggi sicuramente non userei roba che richiama il sangue all'inferno o alla morte. Poco ma sicuro che oggi non userei questi termini. Perciò, ma guarda, io ti dico che quando avevo fatto l'ultimo show, quando ero partito di nuovo nel 2016, avevo fatto praticamente Escape from New York Attitude Scat, scritto così, Escape from New York Attitude Scat. Lo so che è lunghissimo con noi, però Escape from New York e Fuga da New York, che è il film di... È il film quello con Kurt Russell, bellissimo film, Carpenter ragazzi, Carpenter, capolavoro assoluto. E quindi in pratica ci metterei citazioni in film come fanno le indie, Mi ero ispirato ai nomi della Chikara, PWG, Pro Wrestling Guerrilla, che hanno dei nomi bellissimi nei loro eventi, nomi bellissimi. Bon, ci siamo, mi serve ancora un salvataggio. Al prossimo salvataggio stacco, ma rimanete sintonizzati. Bellissimo. Guarda che veramente... Fuga da New York è un film... GCW? Quella non la seguo, sinceramente. Leave me be. Ero fan della vecchia Pro Wrestling Guerrilla. Ho scontato la mia pena. Fantasma di Sparta. Efesto! Urca, il fabbro degli dèi. Pensavo che Zero ti avesse già ucciso. Grande Festo. Fortissimo anche lui. Pensavo fossi uscito da questa caverna. Zeus mi ha imprigionato. Questa qui è la voce di Efesto. Federazione Hardcore. È Hardcore. Io di Hardcore seguivo la CZW nei vecchi tempi. Te la ricordi la... Ma se vuoi c'ho dei match da mandarti, Nico, se vuoi ti mando dei match su Telegram, match vecchissimi. Roba spettacolare, so che ce n'era anche uno show girato a Parma. Pensate, hanno fatto uno show a Parma nel 2001 o 2002. È una questione privata, ora dimmi, conosci la fiamma? Tanta roba non la seguivo, lo so. Ho della roba comunque, dei match. Dov'è campione Matt Cadorn? Grande lui. You know it. Nessun dio uomo può toccare la fiamma letale. La fiamma sacra. Devo trovarla. Se riuscirai a lasciare gli inferi, troverai la fiamma dell'Olimpo. La fiamma dell'Olimpo.
Sei stato di aiuto, Efesto. Tantissimo. Ti mando l'Alten che ho sempre avuto in mente. Va bene, Cla. Io ti ci vedrei con roba tipo Nightwish. Con roba dei Nightwish ti ci vedrei. E idem quando era di Ambrose. O anche con questa ci vedrei, Cla. Sentite questa, Cla. Starebbe bene per Cla, eh. Mi serve l'orecchio stasera. Hai risolto un bel problema. Ma va bene così. Ma questa è per me. Me l'hai mandata? Vediamo un po' cosa mi ha mandato. Cosa mi ha mandato, Cla? Oh, mamma mia, Fantaghiro. Che figata. Amadeo Minchi, wow. Non posso sentirla, però. Un attimino, su un pezzo. Ma come Amadeo Minchi? Ma è impossibile che sia Amadeo Minchi, sta roba. Beh. Ciao, alla prossima, Stefanone. E ti ci vedrei. Ma pensa a te, ma che bravo che era Minchi a fare ste cose. Ma che bravo che era, non lo sapevo. Ti assicuro che non lo sapevo che aveva fatto la colonna sonora di Fatto Giro. Non l'avrei mai detto. Sì, è adatta per te. È adatta. Adesso c'ho il volume alto. Cavolo. Va bene, ok, io ho salvato. Salvo ancora una volta che non mi fido. Facciamo una cosa, potenziamo l'arco. Io con l'entrata di Dame. Qual è? Mandamela in privato, Nico, mandamela in privata. Io avevo messo come tender il mio PG. Più importante c'era Serenata Immortale. Serenata Immortale, quella. È bellissima. Serenata Immortale. Su quei brani epic che per me ci vedrei veramente bene. Danni incrementati. Beh. Scarpe di. No, non è adatta per me. Lo sai benissimo che non è adatta per me. Il viaggio è stato un bellissimo viaggio e lo continuiamo. Ho il programma qua. Non dico niente, ho capito. Scaramanzia prima di tutto. Posso capirlo benissimo. Va bene, detto questo, vi ringrazio. Sono una giornata incredibile. Grazie, Emanuela. Veramente, grazie, Emanuela, col cuore per la sub. Grazie a Coin per il lavoro da moderatore, grazie a tutti quelli che sono passati, al divertimento, grazie a Nico, anche lui è stato qui tutto il giorno con me, grazie a Emmy per gli aiuti, grazie a Jay Leo per gli aiuti con God of War. Noi ci vediamo domani, sempre alle 16:30, Civilization 6, continua la campagna di Traiano di Roma, la civiltà rinascimentale romana. Vediamo un po' se cerchiamo di fare una vittoria culturale o scientifica. Preferibilmente senza ammazzare tutti i nostri avversari, perché siamo in pace con Gan. Sentite un suono bruttissimo. Secondo, e wow. Intanto vi mando.